Ok, ragazze e ragazzi, ci siamo. Allora, abbiamo deciso di fare questo webinar perché in questo momento l'euro-dollaro veramente offre dubbi long e offre dubbi short, quindi è difficile da toccare. E allora, una caratteristica che dico sempre in Trading Room, il trader deve sviluppare è quella della pazienza e del sapere anche star fermo. Soprattutto in una situazione dove si abbiano dei forti segnali, ad esempio oggi abbiamo un open su euro-dollaro, sto parlando fortemente rialzista, allo stesso tempo abbiamo una statistica sul pivot che chiama lo short, quindi uno dice long, l'altro dice short e altri segnali importanti sono in contrasto perché alcuni dicono long e altri short e quindi ragazzi, guardare ma non toccare. Allora, sono rientrato oggi dalle vacanze. Nelle vacanze ho deciso di non portare la tecnologia con me, quindi mi sono rilassato e ovviamente comunque ho pensato anche un po' al trading perché era naturale che fosse così. E che cosa ho pensato? Ho pensato a che cosa sia il trading, no? E quindi questo video, oltre a spiegarvi la tecnica sui rendimenti, che poi è la concretizzazione delle mie pensate, e un stare insieme adesso, mezz'ora, 40, 50 minuti, secondo me tra i 50 minuti più importanti che secondo me si possono fare, perché in questo video vorrei esternare l'essenza del trading. Ovviamente lo dico adesso, ma sarà sempre la premessa, per me, quello che cosa è il trading per me. Ovviamente vi andrò a motivare il tutto. Allora, che cos'è il trading? Il trading è un filo sottile, mi verrebbe da dire, no? Ci pensavo prima mentre guardavo i grafici in silenzio. È un filo sottile il trading, perché? Perché nel trading, come dicevo questa mattina, ci saranno delle giornate dove io, che ne so, il prezzo salirà, entrerò short, salirà ancora, entrerò ancora short, salirà ancora, entrerò ancora short, salirà ed entrerò ancora short e quindi terrò duro, parecchio duro, con la saggezza però di non tener duro solo perché perché sto puntando i piedi, ok? Ma perché c'è una motivazione tecnica che mi spingerà a tener duro. Altre volte, mentre salirà, shorterò, poi magari salirà ancora un po', mi verrà un dubbio e mi stopperò. Quindi, che cos'è il trading? O meglio, perché è questo filo sottile? È un filo sottile che separa la capacità di stare in posizione dalla capacità di saperla mollare subito, ok? Quindi a volte bisogna saper tenere duro e altre volte non bisogna assolutamente saper tenere duro. Quindi questo è importante. Alle volte bisogna arrivare quasi a sembrare arroganti per come dire, il voler trasmettere la nostra analisi in maniera più che appropriata. Mi spiego diversamente. In certi momenti ci sono dei trade che sono, come a volte definiamo in trading room, dei rigori senza portiere, quindi lì ragazzi siamo quasi arroganti, nel senso che qui deve scendere e no, e lo diciamo con questo tono, ma allo stesso tempo, e oserei dire la maggior parte delle volte, bisogna essere parecchio con la testa china e rispettare il mercato, quindi anche qui un filo sottile tra forte convinzione e arroganza. A volte saremo arroganti, a volte saremo fortemente convinti, però l'importante è sempre accettare che il mercato abbia sempre ragione. Quindi ecco, il trading è questo, no? Il trading è regole scritte che vanno bene e devono essere rispettate fino a quando, rispettandole, io posso concretizzare la primaria regola, che è quella della sopravvivenza. Perché se per sopravvivere devo infrangere una regola, allora la devo infrangere. E questo fa sì che il trading non sia solo numeri, ad esempio. Perché del resto, allora, se il trading fosse solo numeri, voglio dire, sul pianeta Terra ci sono persone che masticano la matematica, la statistica, eccetera, eccetera, la fisica, come noi ci mangiamo, o come io mi mangio un frutto a colazione. E però magari hanno difficoltà perché c'è anche una forte componente psicologica, anche se tradiamo con un expert advisor, perché comunque l'expert advisor ha pur sempre dietro di sé la nostra psicologia che si manifesta quando lo andiamo a programmare. Quindi, in tutto questo, vorrei collegarmi anche al discorso dell'esperienza del fondo LTCM. Quindi mi chiedevo in vacanza: ma il fondo LTCM mi ha insegnato qualcosa? Mi ha trasmesso qualcosa? Beh, penso di sì. Allora, il fondo LTCM tendenzialmente entrava in contrarian, quindi
a me è una situazione molto cara, ovviamente, perché io tendenzialmente, se il mercato scende, tendo a comprare e viceversa. Perché questo? Cerchiamo anche di dare delle motivazioni. Perché tendenzialmente tutti i mercati, o meglio, tutti gli strumenti finanziari, statisticamente parlando, poi chiaramente ci sarà qualche titolo sottocapitalizzato che sarà un po' diverso, però tutti gli strumenti più liquidi allora hanno una caratteristica che mediamente il 30% del loro tempo lo passano in tendenza rialzista o ribassista, il 70% del loro tempo lo passano in una condizione di lateralità, quindi un po' salgono, un po' scendono, un po' salgono, un po' scendono. Quindi questa è già una prima motivazione. Non è un caso che le istituzioni utilizzino per fare i soldi reali e non quelli a copertura, e vi spiego anche questo, no? Cioè, è bello sentire che una banca sia short su euro dollaro da 1,40, ma quello short da 1,40 non è uno short pieno, non è uno short da trading, è uno short a copertura, ok? Ben diverso è il trading che fanno tendenzialmente in contrario, quindi comprano le giornate ribassiste e vendono le giornate rialziste. Ovviamente non basta avere una giornata fortemente rialzista per venderla o fortemente ribassista per comprarla, ci devono essere determinati parametri, adesso me ne farò vedere qualcuno, però tendenzialmente sono contrarian. Ma perché? Perché il mercato è così, 30% in trend, 70% del tempo in laterale, ok? Poi anche qui si potrebbe dire, ma quello che è un trend sul time frame un minuto o quello che è un trend sul time frame mensile è un laterale su un altro time frame, e ci sta, però ci siamo capiti. Pensando al fondo LTCM, che ha fatto un sacco di miliardi di dollari e relativamente in poco tempo, per poi beccarsi sui denti, sulla faccia, una forte avversità, quindi un cigno nero, no? Dovuto ad una situazione che si è concretizzata sul pianeta Terra, c'è da pensare che nel fondo LTCM ci lavoravano fisici, ci lavoravano matematici, gente esperta di statistica, quindi gente che sapeva quello che faceva. Eppure hanno fallito. Perché questo? Perché comunque, poi è solo una premessa questa, non sono riusciti a creare un modello matematico in grado di prevedere un evento avverso come quello che hanno vissuto, ok? Ora, non è che sto dicendo loro sono scarsi perché non sono riusciti a creare un modello matematico, no! Io penso che ben pochi sul pianeta Terra a tutt'oggi siano riusciti a creare un modello matematico che riesca a spiegare perfettamente l'andamento dei mercati. Ci si può avvicinare, noi ci siamo abbastanza vicini, però non abbiamo un modello che funzionerà al 100% delle volte. Però per fortuna non è neanche richiesto questo per far trading fatto bene, ok? Perché se prendiamo degli stop, ma lo stesso metodo ce li fa recuperare, e poi con un po' di bravura andiamo anche ad aumentare un po' il volume di ingresso dopo un tot di loss o in certe condizioni, allora siamo pure facilitati e continuiamo a produrre i risultati che stiamo già facendo anche quello che stiamo facendo adesso, ragazzi, cioè un webinar di condivisione, di didattica, di studio, senza necessariamente essere adesso sui mercati, ok? Perché non siamo sui mercati? Perché tendenzialmente io trado questo qua euro dollaro, poi da adesso in avanti, o meglio da settembre in avanti, quando un po' il mio dietro le quinte si riunisce e continuiamo a produrre un po' di indicatori, ecco, servirà sicuramente fare un indicatore che mi faccia vedere a colpo d'occhio tutti questi strumenti, ve li faccio vedere anche in trading room, perché allora sì che di possibilità ne avremo. Vi faccio vedere ad esempio i segnali di oggi, tanto per farvi vedere qualcosa, ok? Oltre a tutti quelli della scorsa settimana e tutti quelli che volete, perché tanto, ripeto, la logica dei rendimenti è veramente pazzesca e forte, è robusta. Allora, detto questo, aggiungerei un'altra cosa, che ci sono dei mercati più naturalmente contrarian e dei mercati più naturalmente tendenziali. Sicuramente il Forex e ancora di più l'euro-dollaro, che è un po' quello che tiene in piedi tutto il Forex, euro e dollari, ok? E ancora di più il Forex, un mercato da tradare in contrarian. Poi ci sarà euro-yen che parte e va solo su o va solo giù, ci sarà UDCHF che va solo su o solo giù, per carità, i trend ci sono anche qui, però tendenzialmente nel nostro intraday livelli un po' tesi verso l'alto o un po' tesi verso il basso ci danno delle buone situazioni tradabili, a volte per pochi pips, però ovviamente facendo intraday possiamo spingere un po' di più sulla leva e quindi beneficiare anche di pochi pips. Un'altra cosa che probabilmente quindi non è riuscita a fare il fondo LTCM, non solo
non è riuscita a creare un modello matematico che valesse per tutte le situazioni, ma del resto mica solo loro non ci sono riusciti, ben pochi ci sono riusciti. Però tendenzialmente penso che il fondo LTCM abbia avuto un'operatività sì anche veloce, ma tendenzialmente anche di posizione. Allora, qui di nuovo è un aspetto un po' matematico: più tempo sto a mercato e più sono nel bene o nel male soggetto a degli imprevisti, perché io se apro una posizione adesso e, per dire, la chiudessi così a occhi chiusi, no? Tra 5 giorni, nei prossimi 5 giorni potrei prendermi una forte sparata a mio favore come una forte sparata a mio sfavore, perché più tempo sto dentro al mercato ovviamente più rischio. Quindi da qui una strategia che potrebbe darci una mano tra dar bene, penso che possa essere quella che in realtà, poi sono delle premesse che chi entra di room da un po' di tempo già conosce perché le applichiamo già. Quindi un modo di far trading secondo me più giusto, però ripeto ragazzi, secondo me, perché poi i modi di far trading ce ne sono veramente infiniti, è quello di entrare, allora, tradare il forex. Nel forex, quindi, per quello che vi dicevo, questo dovrebbe essere un po' l'essenza, un video che esterni l'essenza di quello che per me è il trading. Allora, tradare il forex, perché il forex di sua natura è poco volatile, perché le percentuali che vedete fare ad un titolo azionario non le vedrete mai fare all'euro dollaro, le percentuali che fa un indice difficilmente le vedrete fare all'euro dollaro, le percentuali massime non le vedrete mai fare, perché un indice che ti fa più 7, più 8, più 9, più 10 lo abbiamo già visto, un euro dollaro che ti fa più 10 non lo vedremo mai, ok? Quindi il forex già di suo è basso di volatilità e tendenzialmente più contrarian. Ovviamente bisogna saperlo prendere nei punti giusti, perché il forex negli ultimi giorni, io vabbè ero in vacanza, ma ho visto euro dollaro è andato solo su. Chi ha preso quel trend long ha guadagnato bene, per carità, però erano mesi che era in laterale tendenzialmente, quindi non si sa mai quando partirà la sparata. Quindi il forex, il contrarian e il poco tempo a mercato, perché io meno tempo sto a mercato meno rischio, perché ovviamente se io entro adesso e so che starò dentro 5, 10, 15 minuti, un'ora, vabbè, può anche capitare la news, però tra l'altro al 50% potrebbe essere pure favorevole. Se io invece sto dentro, ripeto, 5 giorni, 6 giorni, 2 settimane, di news ne beccherò tante sulla mia strada, e per carità, magari tutte favorevoli, ma chi è che è così fortunato, no? È una battuta ovviamente, però per riflettere, è impossibile essere nei prossimi 10 giorni sempre a favore di tutte le news, e quindi meglio evitare, per me, di stare troppo tempo a mercato. Allora, il mercato per me va comprato su certi livelli bassi e va venduto su certi livelli alti, e meno tempo sto dentro e meglio è. Che cosa manca per completare un attimino il quadro ed evitare per quanto possibile quello che ha vissuto il fondo LTCM? Bisogna saper trovare un livello dove fermarsi. Anche qui, più tempo sto a mercato e più comincio ad accettare certe situazioni. Come dicevo stamattina, se io entro e in 5 minuti sono sotto di 1000, per esempio, mi girano subito. Ma se io sono sotto di 1000 dopo 5 minuti, ma anche dopo un'ora, dopo 20 ore, dopo 40 ore, eccetera, ormai l'ho fatto mio quel meno 1000, lo accetto, e quindi automaticamente sarò più pronto ad accettare anche un meno 2000. Poi il meno 2000 mi renderò conto che però comincerà a essere interessante, dico cavolo, però mi fossi fermato a meno 1000, allora magari ci viene da tenere, e poi lo teniamo 2-3 giorni e diventa nostro, e allora saremo pronti ad accettare il meno 3000, meno 4000, e non abbiamo più la capacità di fermarci e facciamo un grosso loss. Se invece io so che starò dentro al massimo, credo, 2 ore, forse anche di meno, come tempo massimo intendo dire, spesse volte pochi minuti, allora capite che sono più sensibile. Però allo stesso tempo non sarebbe male, siccome questo modello non potrà esprimere l'andamento futuro in maniera corretta al 100% delle volte, trovare un punto dove sapersi un attimino fermare. Allora, questo è il lavoro che vorrei proporvi oggi, nel senso farvi vedere. Allora, io che cosa ho fatto? Ho controllato tutta la scorsa settimana, ad esempio su euro dollaro, no? Perché ovviamente ho guardato lui, e su euro dollaro la possiamo guardare anche insieme, e su euro dollaro guardiamo anche la scorsa settimana a colpo d'occhio adesso, no? E ancora non stiamo ancora arrivando al punto, no? Allora, la settimana è stata dal 17. Se io guardo il 17,
Allora, intanto lo dico per i nuovi, i livelli sono il meno 50 e il meno 60, in maniera speculare il più 50 e il più 60, e questi li utilizzo su euro-dollaro. Poi ho messo delle soglie più estreme, tipo qua le ha fatte, tipo il meno 70, ovviamente in maniera speculare il più 70 sopra, il meno 80 e il meno 90. Questi a cosa servono? Questi livelli estremi servono perché, siccome tendenzialmente io mi sento a mio agio e mi basta tradare euro-dollaro neanche tutti i giorni, ok? Allora io trado il mio euro-dollaro sui miei livelli 50-60, positivi o negativi che siano. Però, e quindi non vado a tradare, che ne so, un dollaro yen a meno 50, meno 60, ok? Non lo vado a tradare. Però, soprattutto durante delle news o su eventi macro, quindi rilascio di dati macro, quindi in orari prestabiliti, può capitare che uno strumento vada a meno 70, meno 80, meno 90 o di sopra, no? E lì ho notato, ragazzi, che quella è veramente una inefficienza, una vera e propria occasione. Allora, perché ragazzi e ragazze lasciare per strada delle buone occasioni? Non le lasciamo e quindi le tradiamo. Quindi tendenzialmente su euro-dollaro seguiamo i livelli 50-60. Ovviamente anche quelli più estremi. Sugli altri strumenti seguirei solo quelli più estremi, ok? In maniera tale che durante il giorno, tipo qua CHF Yen ha toccato il meno 50, meno 60, USD Yen ha toccato il meno 50, meno 60, Euro GBP ha toccato il più 50, posso anche non tradarli. GBP USD ha toccato meno 50, meno 60. Posso anche non tradarli perché così non disperdo la mia attenzione, però capite che da qui avere un pannelletto a breve per la trading room che ci dica: ah, strumento in soglia, strumento in soglia. Allora è più facile per tutti indirizzarci lì e poi uno decide se tradarlo o meno. Quindi il 50-60 cosa vi voglio dire? Che non lo vado a usare su tutti gli strumenti. Però, come notate anche solo oggi, su tutti gli strumenti una soglia che sente, anche sul gold, per dire, adesso qui lo guarderemo dopo il gold, CHF Yen, Euro GBP. E in più però ho i livelli più estremi perché sui dati macro, ragazzi, noi a orario prestabilito alle 2:30 ci sono dei dati, bene, anziché guardare la trading room normale, guardiamo questa e decidiamo di guardare sui dati macro se tradare o meno uno strumento. Ad esempio, in questo momento CHF Yen sta toccando il più 50. Mi interessa relativamente, ok? Perché non è uno strumento che trado. Chiaro che se adesso il CHF Yen, mentre sto parlando, schizzasse su, non mi è venuto il dubbio se ho abilitato o meno l'audio. Stoppo un attimo, ragazzi, stoppo un attimo e poi ripartiamo, perché non so se avevo l'audio abilitato. Vediamo un attimo. Ok, perfetto. Sì, ah, grazie Vale. Tra l'altro anche la triade è andata anche questa volta in gain. Sì, chiudi, prendi il gain, Vale, e fai reverse. Bravo, poi lo faccio anch'io dopo. Ok, è pazzesco, ma ripeto, sono 4-5 mesi che funziona. Per adesso la teniamo lì in valutazione. Bravo, va bene, Vale, fallo pure e va bene. Ok, allora detto questo, quindi l'audio funziona, siamo tranquilli. Vi dicevo che in questo momento CHF Yen, poi lo guardiamo, ha toccato il più 50, però mi interessa relativamente, vi stavo dicendo, nel senso che non lo trado io CHF Yen, ok? Poi in realtà c'è un progetto molto più ambizioso, perché quando CHF Yen è qui, questo influenza anche euro-dollaro, ovviamente, quindi va tenuto d'occhio. Però per adesso trattiamo in maniera separata. Ma se adesso CHF Yen uscisse una notizia su Yen, uscisse una notizia su CHF, sparasse su e andasse a più 70, più 80, più 90, certo che ci interessa subito, perché voglio andare in contrarian, voglio andare a vendere CHF contro Yen, ok? Però per adesso lì non mi interessa. Quindi ripeto, perché ho fermato il video per essere sicuro di registrarmi? Perché per me questo, come vi ho detto, è l'essenza del trading, quindi ci tenevo a farne una specie di sunto e registrarmi. Allora, vi dicevo che ho guardato euro-dollaro. E abbiamo detto dal 17. Il 17, vabbè, parla da solo. Quando è arrivato qui, prendiamola da distante. Voi siete qui e tendenzialmente, ripeto, siamo in una condizione matematica, statistica, che ci chiama su euro-dollaro un almeno rimbalzo. Non dico sempre un'inversione. Quindi qui per noi, per adesso come zona, e poi vi faccio vedere proprio l'ingresso preciso con lo stop,
e un long, e quindi avrebbe funzionato. Quindi per ora lasciamola lì, non dobbiamo neanche sviscerarla. Chiaramente abbiamo anche i livelli dell'indicatore, che a tutti voi che siete entrati in room vi ho passato, se non l'avete ancora me lo chiedete, che è questo qua che vi plotta questi livelli, e poi ci sono i pivot. Andiamo al giorno dopo. Il giorno dopo, se io guardo a colpo d'occhio, vedo che addirittura è andato a meno 70, poi meno 80, forse meno 85, qua così, probabilmente un movimento, che ora era? Le 6 e mezza, 6 e mezza, 7, un movimento un po' strano per quell'ora, probabilmente una news, una forzatura, ma comunque quando è andato qui, ragazzi, anche perché sull'euro dollaro, come in genere su tutto il forex, deve essere rispettato questo discorso della scatola, del cubo, no? Che contiene dentro di sé tutte le monete, perché questa scatola, ripeto, è quello che permette al sistema monetario mondiale di funzionare, nel senso che qui dentro abbiamo tutti i pallini che sono tutte le monete, e certamente in alcuni momenti possono essere più o meno distanti i pallini, quindi le monete, le une dalle altre, a volte più vicine, però fatto sta che stanno sempre dentro questa scatola, e questo vuol dire che si mantiene in questo modo qua la parità del potere di acquisto, che ci permette di partire di qui dall'Italia o dall'Europa e andare in America piuttosto che dove volete voi, in Australia, che ne so, in Giappone, tutto dove volete voi, e avere un equilibrio nella nostra testa e anche nelle nostre tasche per quanto riguarda proprio le banconote, i soldi, ok? Quindi se io adesso parto da qui e separate, non parliamo di euro dollaro, parliamo di euro e di dollaro, parto qui con un euro e vado là con un dollaro che sta facendo il più 10% e mi sposta parecchio, quindi sposta tutto il commercio, l'import, l'export, eccetera. Se io invece parto di qui con, facciamo finta, probabilmente l'indice più rappresentante dell'Europa, il DAX, sta facendo meno 2, e vado in America, l'S&P 500 sta facendo più 6, quindi c'è un delta di un 8%, ma non cambia niente dal punto di vista dello scambio monetario, o almeno nell'immediatezza, intendiamoci, ok? Quindi le monete devono essere chiuse in una scatola. Del resto, il currency screener che abbiamo in Trading Room, che va da 100 a 0, ma voi avete mai visto, e ovviamente c'è anche la mediana che è il 50, ma voi avete mai visto tutte le monete a 100 o tutte le monete a 0? È già difficile vedere tutte le monete che al pelo siano sopra il 50, perché magari tutte sono un po' lì e l'altra magari sta un po' scendendo e ancora sopra il 50, ma è già quasi difficile questo, ok? Quindi questa è esattamente in due dimensioni, questa scatola che invece è in tre dimensioni, però il senso è sempre quello. Quindi il forex, ragazzi, è fortemente da tradare in contrarian, con la consapevolezza che non possa io andare in contrarian in tutti i momenti, ok? E questo indicatore qui sotto è magico da quel punto di vista, perché questa giornata qui lui crolla, lui mi segnala una zona tesa e io vado long e funziona. Ad un certo punto vedete che mi ricrolla ancora, ad esempio qui crolla molto, però guardate la differenza dei rendimenti, cioè se voi fate questa qua, fate il rettangolino e fate questo, addirittura il secondo rettangolino, il 2 al confronto dell'1, è persino più impulsivo, ma guardate i rendimenti come si sono mossi, sono andati al limite a toccare il meno 50, ok? Quindi sì, in contrarian si entra, ma non in tutti i punti del grafico, ok? Andiamo a vedere un attimino, ad esempio, questa giornata qui che è salita. Il 21 è salito il prezzo tutto il giorno, ma io, a parte questo episodio, che poi guardiamo, ok? Io su tutta questa salita non ho mai avuto neanche più 50, ce l'ho avuto in chiusura, poi, vabbè, qui anche il buon senso, venerdì in chiusura si lascia perdere, comunque la discesina l'ha presa, ok? Quindi tutta questa fase non è che allora sale, allora vendo. No, bisogna crearsi uno studio corretto, statisticamente parlando, per poter andargli contro, ok? Però l'essenza del trading, soprattutto nel forex, per me è andare contro. Poi l'essenza del trading per dei grossi fondi è andare solo in tendenza, perché fanno insider trading, hanno piazzato le persone giuste all'interno delle società quotate in borsa e quindi sanno le cose prima, ci mettono anche un po' di analisi quantitativa, ci mettono anche un po' di un 10% di quell'analisi tecnica che funziona, e solo il 10% e non di più, che sono le cose che utilizziamo noi tra l'altro,
E allora vanno anche a prendersi, che ne so, Fiat, non so, non so dirvi un prezzo, non so, a 5 euro la portano fino a 20 per dire, no? Però vabbè, sanno dal di dentro, ok? Chiaramente possiamo guardare anche questa. Però vedete, tutta questa salita, c'è cioè anche partita da qui, fino a qui io non avevo mai avuto un elastico, un rendimento, ok? Per andare short, va bene? Ce l'ho avuto qui. Quindi tutto sommato, ripeto, se andiamo nei dettagli dell'operazione di euro-dollaro, ha lavorato bene anche la scorsa settimana, perché comunque anche questa, ad esempio, qua sui dati macro accelera, si impenna, no? Perché noi sappiamo i 45 gradi, sappiamo sopra i 45 gradi fino ai 77 gradi, ma qui è andato su dritto, quindi va su dritto. Molto sopra le Bollinger sicuramente, va a toccare questi massimi, quindi va a toccare un muro già partendo da distante, quindi ci arriva col fiatone. Quando mai lo butta giù? C'è un pivot, c'è il rendimento che va qua. Ragazzi, questo ovviamente devo farmi anche un po' di vacanze, ma questo era proprio un rigore senza portiere, forse la porta era pure più larga del normale, di quella ufficiale, ok? Quindi questo lo possiamo fare. Bene, detto questo, allora ripeto, sono tornato, ho guardato, ho detto, beh, ha lavorato, i rendimenti hanno lavorato molto bene su euro-dollaro. Ok? Oggi, anche oggi, poi lo possiamo guardare dopo l'operazione di oggi, sono andati qui e quindi possono aver dato anche in questa zona una zona dove poter prendere anche solo delle briciolette, però con certe leve anche le briciole che ci lascia per strada l'euro-dollaro o altri strumenti possono essere interessanti. Però, che cosa ho fatto? Ritorno un passo indietro, ho pensato al fondo LTCM, al fatto che andando in contrarian, non essendo riuscito a creare, e siccome erano dei bei testoni, ed è una parola ovviamente affermativa, positiva, un complimento, no? Dei bei testoni che lavorano con un bel gruppo, lavoravano con un bel gruppo, non ci sono riusciti loro, ragazzi, non dobbiamo avere la pretesa di riuscirci neanche noi, ok? Quindi cerchiamo però allo stesso tempo di mettere in campo la nostra esperienza. Allora, io che cosa ho fatto? Sono andato a vedere, ovviamente oltre ad aver guardato euro-dollaro, li ho guardati tutti in ordine. Ho fatto il primo, ho detto bene, ho fatto AUD/USD, è andato bene, EUR/CAD è andato bene, EUR/GBP è andato bene. Ho detto beh, sono proprio contento perché i livelli 50-60 si mantengono sempre efficaci su tutti questi strumenti, quindi molto meglio usare un trading system che non funzioni solo su un singolo strumento, ma che funzioni su tutti, perché ho molta più probabilità di aver scoperto un qualcosa di interessante. I fondi tendenzialmente, o almeno non sono stato come dico sempre in tutte le sim del mondo, ma in quelle dove sono stato, tendenzialmente scartano quasi a priori un ottimo trading system che però funzioni solo ed esclusivamente su un unico strumento. Quindi se loro lo scartano, io dico, voglio dire, ho i miei 18-19 anni di esperienza, però loro ne hanno di più, perché se qualcuno lì dentro che sta lavorando adesso magari ne ha solo 15, c'era chi l'ha preceduto e magari ne ha avuti altri 15 e chi l'ha preceduto altri 15, quindi hanno un'esperienza molto più ampia. Quindi sfruttiamo in senso buono le esperienze degli altri, perché ho fatto un webinar, grazie Dani ancora, chiedendo a Dani di condividersi nella sua esperienza dove si è trovato sotto di 1 miliardo delle vecchie lire, perché spero che nessuno debba mai rivivere la sua situazione, ma possa dalla sua situazione trarre comunque dell'insegnamento e quindi sfruttare in senso amichevole quello che ha vissuto Dani. Ok? Bene, sono arrivato al quinto strumento, il cable. Andiamo a vedere perché è tutto nato da lì. Allora, io vado a vedere il cable. Anche oggi, sostanzialmente, su certe soglie, il rimbalzino non sembra un'inversione, però me lo dà qua. Non l'ha toccato, ma eravamo sul pivot, qualcosa ha dato, ripeto, ci accontentiamo delle briciolette, a leva alta vanno bene, no? Poi vado indietro, vado al 21, sostanzialmente qui vabbè non ha toccato, qui ha toccato, ma eravamo qui, avrebbe comunque dato quello che mi può servire. Poi vado indietro, vado al 20 di agosto, 20 di agosto, vedete qui è crollato, però i rendimenti non sono andati neanche a meno 50, quindi contrarian sì, ma con, voglio dire, testa sul collo, è un metodo che abbiamo visto che possa funzionare. Qui nella notte è andato qui, parla da solo, ok, magari ancora un po' spinto, ma poi ha stornato. Quindi dicevo bene, anche qui tutto a posto. Poi vado al 19, vedo qui, evidentemente credo che sia lo stesso dato dell'euro-dollaro, ha funzionato, vedo qui anche sui livelli ha funzionato, quindi dico bene,
vado ancora indietro. Ah, ok, credo che qui sia uscita una news. Bene, allora ho detto, andiamo un po' a vedere cosa sarebbe capitato se io avessi usato questo pezzo di grafico con l'indicatore qui per andare short. Ok? Allora, partiamo da distante. Se voi volete tradare questo metodo dei rendimenti con le leve che normalmente si suggeriscono e io stesso suggerisco, quindi inizio a shortare qui, più o meno, no? A leva 1. Poi mi va su ancora sul pivot, shorto anche qui a leva 2, poi mi va ancora su, qui ho un po' di doppi livelli, shorto qui ancora a leva 2,5-3, quindi l'importante è rimanere inferiori a leva 12, allora e aspettare che l'inefficienza si materializzi, quindi dagli fino a fine giornata, allora voi shortate in questi punti, alzate il prezzo medio di carico, ad un certo punto è andato giù e sicuramente vi portate a casa la soddisfazione quotidiana. Ok? E questo va bene. Però se io anziché entrare qui a leva 1, fossi entrato a leva 10 e poi a leva 20 e poi a leva 30, sicuramente avrei sudato. Ok? Quindi diciamo che questo discorso, allora partendo da distante, se voi volete tradarvi rendimenti con leve tranquille, abbinando magari anche il range medio, perché qui a quanto eravamo rispetto al range medio, ok? Oppure aspetto magari di shortare il pivot, per dire, prima di shortare, e lo fate con leve basse, in più vi collimano queste operazioni con anche vostra analisi, voi siete su un modello matematico-statistico molto solido e quindi non dico che siete al 100% in una botte di ferro perché ogni tanto degli stop loss li prenderete, però se voi fate un trading del genere e avete un po' di esperienza con queste leve ve la cavate sicuramente. Ma io voglio di più, nel senso un po' tutti vogliamo di più in senso buono, perché tradare a leve un po' più alte può dare più soddisfazione, se ovviamente riusciamo a contestualizzare queste leve più alte in un piano di trading che abbia delle basi solide, ovviamente, perché se no, ripeto, non avrebbe senso. Allora zoomiamo. Zoomiamo qua. Allora, intanto si entra se si vuole entrare, perché anche se questa candela l'ha fatta su un evento macro, credo di sì, perché ho visto che erano le e mezza, no? Le 11:30, quindi 10:30 italiane, è l'orario dei dati macro. Quindi se io voglio entrare, non me ne frega niente che è uscito un dato macro, non me ne deve fregare neanche nulla del fatto che il dato macro sarà stato molto positivo per GBP, perché comunque io non sto tradando il dato macro, sto tradando un grafico o un contesto di una moneta, ok? Nei confronti di un'altra, quindi che è dipendente dal dato macro che è uscito, ma è ancora di più dipendente dal garantire la parità del potere di acquisto. Questo al di sopra di tutto, ok? Al di sopra anche dei flussi monetari. Quindi, detto questo, se io voglio entrare qui, entro. Se entro qui, questo webinar perché è l'essenza del trading? Perché nel trading per me manca, nell'essenza del far trading, manca ancora una cosa importante che io ho già provato a trasmettere e per fortuna con moltissime persone ce l'ho anche fatta, ho trasmesso un concetto, una frase. Agli inizi, e sto andando indietro con la testa di 5-6 anni più o meno, quando ho esordito con il mio blog, eccetera, quando dicevo questa frase non tutti riuscivano a capirla subito, a contestualizzarla subito, sembrava un se non sale scende e viceversa, se non è pane zuppa, se non è zuppa e pan bagnato. Ecco, invece poi pian pianino, anche grazie alla trading room in temporale, sono riuscito a farvela capire perché l'abbiamo concretizzata insieme, che questo è più importante di tutto. Allora, apro una parentesi ciclica, perché tutto è nato da lì, ovviamente. Poi, ragazzi, certo che i cicli continuano a essere presenti, il mio metodo ciclico continua a funzionare, però ragazzi, l'evoluzione è insita nell'essere umano, no? Cioè, e a maggior ragione in certi campi come proprio il trading, già solo a stare fermi si fa un passo indietro ogni settimana, perché dall'altra parte le istituzioni continuano ad evolversi, perché arrivano giovani, rampanti, molto ambiziosi, molto intelligenti, si lavora in gruppo, ormai lavorano prendendo solide basi del passato, ma mettendoci
la freschezza della giovinezza, chi li ferma più dall'altra parte? Cioè dall'altra parte tradano al millisecondo, altro che fare posizione short da 1,40 di euro dollaro. Sì, di copertura, ma tradano al millisecondo, non sul time frame come qua a un minuto, al millisecondo. Ed è normale che sia così, basta vedere l'evoluzione in tantissimi altri campi, tranne nei campi ovviamente dove c'è un interesse perché affinché l'evoluzione non avvenga, tipo il settore energetico, tanto per dirne uno, no? E non solo. Chiusa questa parentesi, rimaniamo sui cicli. Qual è la frase che ho sempre condiviso a chi ha voluto imparare il mio metodo ciclico? È questa, aperte virgolette, se non fa quello che deve fare, farà il contrario con veemenza. Però, ripeto, all'inizio qualcuno sorrideva, all'inizio se non è zuppa è pan bagnato, e poi dopo un po', pian pianino, ho iniziato a farla concretizzare a moltissime persone che, ripeto, sono state soddisfatte e continuano tuttora ad usarla, e l'hanno, come faccio del resto anch'io, portata fuori dal mondo dei cicli. Ad esempio, noi, se non fa quello che deve fare, farà il contrario con veemenza, dove lo usiamo anche, ragazzi? Sul currency screener. Vi andate nel blog a vedere il webinar sul currency screener e lo capirete, ok? Qui sui rendimenti è altrettanto eclatante. Perché sui cicli ho concretizzato quel pattern? Semplice, perché io all'inizio, come tutti quelli che si approcciano ai cicli, pensavo questo: vi è un ciclo, l'altro. Magari fosse così, ma se magari, dico, fosse così, lo sarebbe per tutti, e dopo un po' smetterebbe automaticamente di funzionare, perché se ogni volta che il ciclo è qui, dopo un tot di tempo, deve salire, allora tutti qui vogliamo comprare, ma se tutti vogliamo comprare c'è anche bisogno che qualcuno che venda, e chi è che venderebbe quando sa che deve salire? Nessuno, e il giochino finirebbe. Infatti il giochino è finito. Allora i cicli che cosa hanno fatto? Hanno intervallato a cavallo dei cicli irregolari tre aritmie. Una volta codificate, mi hanno permesso queste tre aritmie di spiegare tutto il passato, pian pianino anche il presente e pian pianino anche il futuro, e quindi ci facciamo trading in tempo reale sulle aritmie, che detto così non sono una cosa di negativo, ok? Sono né più né meno che un pattern, ok? Aritmia perché? Perché? E perché se non fa quello che deve fare farà al contrario con veemenza? Perché se da qui parte un ciclo, sale e poi scende. Ad un altro certo punto dovrebbe ripartire un altro nuovo ciclo. La maggior parte delle volte è così, però bisogna conoscere le tre aritmie. Allora io dico questo, poi finito qui dovrebbe partire un altro. Allora io dico questo, cambiamo colore. Qui parte il ciclo, sale il prezzo e poi scende, tutto regolare. Ad un certo punto il tempo è maturo per far ripartire un nuovo ciclo, effettivamente vedo il prezzo che va sopra le medie mobili, gli indicatori ciclici mi dicono che sta ripartendo e il prezzo effettivamente sale. Tutto va regolare, ad un certo punto il tempo è maturo, qua abbiamo minimi crescenti, il tempo è maturo, i prezzi vanno sotto le medie mobili, gli indicatori ciclici ci dicono che ad una certa percentuale di probabilità questo è il massimo, iniziano massimi e massimi decrescenti. E il ciclo si chiude, quindi qui ha fatto quello che doveva fare, noi lo seguiamo e guadagniamo. Ad un certo punto noi ci aspettiamo che su tutti i cicli, chiaramente noi sappiamo anche contestualizzare G1, G2, G3, G4, va bene, questo è ovvio, chi conosce il mio metodo lo sa fare, ci mancherebbe altro, però noi potremmo tradare anche i G senza chiamarli 1, 2, 3 o 4, perché dopo un G ne parte un altro. Allora io da qui mi aspetterei che cosa? Che i prezzi vadano sopra le medie mobili, gli indicatori ciclici mi diano il segnale di ripartenza, e quindi io qui vado long. Ok? Però potrebbe capitare che chiaramente il ciclo intanto diventi anche ribassista. Ok? Però è il tempo che fa la differenza. Perché se io in tempo long, il tempo qua è disegnato con questa linea tratteggiata rossa, ok? Se io in tempo long non salgo, ok? Perché il ciclo sale in partenza e scende in chiusura, il prezzo. Se io non vedo salire il prezzo in tempo long, allora se non fa quello che deve fare e doveva salire, allora farà il contrario con veemenza. Da cosa lo capisco che farà il contrario con veemenza? Dal tempo, perché io so il tempo dove il prezzo
di qualsiasi strumento finanziario, tendete a usarlo sugli strumenti liquidi e calcolarvi bene le scatole temporali, debba salire. Quindi se in tempo maturo sale, benissimo, vado long, ma se in tempo maturo non sale, io vado long, mi prendo lo stop e mi reverso doppio, perché non farà il long ma farà lo short con veemenza, ok? Quindi questo lo si capisce con i cicli. Ad esempio, un altro esempio, se io ho il tempo buono da qui per far ripartire appunto un nuovo ciclo e quindi deve salire e il prezzo sale, poi avrò anche il tempo buono per farlo chiudere. Allora, se il prezzo sale, fa minimi crescenti, sono allineato, ma se poi in tempo maturo per chiudere il ciclo andrà in laterale, sta facendo quello che dovrebbe fare? No. Allora, appena ripartirà il nuovo ciclo, lui, non avendo fatto la discesa, farà il contrario con veemenza, ok? Quindi io questo, ripeto, l'ho appreso nel mio cammino solitario anni fa nel crearmi il mio metodo operativo di trading, ok? Dove non avevo le conoscenze che avevo oggi, ovviamente. E quindi oggi, avendo maggiori conoscenze in tutti i termini, maggiori conoscenze, chi ha capito, allora andiamo avanti, ok? E ci evolviamo. E sui rendimenti però usiamo cose vecchie di anni, che ho sempre usato e continuo a usare sui cicli. Nel senso, se non fa quello che deve fare, allora io vi faccio una domanda: voi sapete che quando i rendimenti vadano addirittura a più 50, più 60, già chiamino uno short? Figuriamo quando vanno a soglie ancora più alte. Allora voi da qui che cosa vi aspetterete? Vi aspetterete, e io faccio sempre la battuta, che se potessi negoziare i rendimenti, tempo un mese e smettiamo tutti di far trading. Perché noi, potendo shortare qui i rendimenti, sapete cosa dobbiamo fare? Shortiamo qui i rendimenti, non abbiamo bisogno di mettere uno stop, abbiamo solo bisogno di mettere un profit sul livello zero, perché il rendimento torna sempre a zero, ok? Poi a volte magari lo sfiora, tipo poteva sfiorarlo così, ma la tendenza era questa. Quindi io shorto qui e incasso qui, e non ne sbagliamo neanche una. Però non c'è questa linearità tra andamento del prezzo e rendimenti. Chiaro, sempre meglio seguire i rendimenti, io sto sempre dalla parte dei rendimenti, però applichiamo e mettiamo in campo tutte le nostre conoscenze che ci rendono superiori ad un expert advisor. Perché non che la cosa che adesso vi farò notare e vi dirò non sia programmabile, però è più facile farla a mano, ok? Ed è anche poi la passione e il piacere di farla a mano, onestamente. Detto questo, poi magari un domani avrò l'expert, per carità. Allora, io da qui so che il rendimento tornerà a zero, so che il prezzo dovrebbe accusare i rendimenti in direzione zero e quindi scendere, e io vedo che il prezzo non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, ok? Quindi, se il prezzo non fa quello che deve fare, ce ne accorgiamo tutti, ragazzi, perché adesso non è estremamente una regola scritta con dei livelli o dei numeri, però ragazzi, noi gli occhi li usiamo, no? Quindi a occhio, ok, si tratta di sviluppare questa capacità visiva, a occhio io vedo che da qui non è sceso, no? È salito, è andato in laterale rialzo, neanche è andato in laterale ribasso, proprio non è neanche andato in laterale ribasso, non è minimamente sceso. Allora, nel momento in cui arrivi a target, ragazzi, si è caricato come una molla. Allora, ritornando ad un'operatività più blanda, io posso, quindi vado per step, arrivando all'ultimo gradino, facendovi vedere il trade che secondo me è, tra virgolette, perfetto, perché io sono partito dicendovi che da qui potete shortare. Lo fate a leva 1, facciamo a caso, va un po' in laterale, shorto a leva 2, fa qui su quello livello, vado short a leva 3, ok? Quindi, per chi ha quel giorno una forte visione ribassista sul cable, magari anche per i prossimi giorni a venire. Allora, dice, io mi accumulo degli short qui, se ci torno in giornata, bene, se no li tengo il giorno dopo, incremento ancora. Va bene, trading a leve basse, effettivamente ritornava. Step successivo, shorto qui lo stesso, a leve comunque non troppo pesanti, quindi leva 1, magari con stringendogli, siccome saprò che starò dentro meno tempo, gli sto stringendo la strada, posso automaticamente espormi un po' di più come volume d'ingresso. Allora posso espormi un po' di più, che ne so, leva 2 per intenderci, shorto qui, no? Per esempio, shorto leva 2, shorto leva 4, ma dal momento in, o nel momento in cui i rendimenti vadano a zero, io qui, ragazzi, è quello che vi dicevo all'inizio. Che cos'è il trading? Per qualcuno, in quel dato momento, con quelle date leve, tenere duro.
per altri saper mollare. E questo, ragazzi e ragazze, che rende complesso il trading, questo filo sottile. Qui tengo Fabri perché poi tornerà giù, perché ho visto che fa così, o mollo perché ho paura che prima di andare giù vada su. Capite? Lì dovete scegliere voi in base alla vostra predisposizione, perché c'è quello che, ripeto, con leve più basse tiene, c'è quello con leve più basse si stoppa e si gira più pesante, e decidete voi. C'è quello che rimane short e va anche long a copertura. Vanno bene tutte, ognuno deve trovare la propria condizione migliore dal punto di vista psicologico, perché qui la cosa fondamentale, ragazzi, tutti parliamo sempre di capitale finanziario, ma qui il capitale più importante è quello psicologico, perché finché hai il capitale psicologico tu tradi, ok? E quindi stai in pista, ti fai l'esperienza e i soldi te li andrai a riprendere, ti ritorneranno. Non volevo dirlo, perché nulla arriva così a caso, quindi te li andrai a riprendere, come sta facendo Dani ad esempio, ok? Ma se perdi il capitale psicologico, basta, finito, vai a fare altro. E del resto il parallelismo con lo sport qua calza pennello, perché uno sportivo di certi sport, no? Può essere il motociclismo, l'automobilismo. Avete visto quello che è successo a Vettel, no? Gli è scoppiata la gomma, cioè. Quindi voglio dire, se lì ti parte il capitale psicologico, ma chi è che ti fa risalire su un'auto che va a 300 e più chilometri orari? Non c'è nessuno, e allora hai finito. E nel trading uguale, quindi preserviamo il capitale psicologico. Quindi primo step, ve l'ho detto, teniamo duro per lo short. Secondo step, diventiamo un po' più tecnici. Quindi se non fa quello che deve fare, qui è stato evidente, no? Andava a zero e questo saliva, io qui, ragazzi, o al più tardi sopra il massimo devo sicuramente mollare la barca o la nave degli short, e se volete girarvi long, ok? Se volete, non è che cioè è proprio così discrezionale. Se decidete di seguire questa strada, ogni volta vi girerete, ovviamente, ok? Poi una volta che mi giro long qui, se chiaramente qui avesse toccato il più 50 che era qui e ci sono delle resistenze, posso anche flattarmi e prendere questo. Non è che se qui perdo sommando i pips su due o tre operazioni e riportate tutta leva 1, se qui perdo 100 pips, ok? Su più operazioni e riportate, ripeto, leva 1, e qui sempre rapportato leva 1 ne recupero 30, non è che da qui entro devo guadagnarne 101 perché prima ne ho persi 100, comincio a prenderne 30, se poi mi vengono dei dubbi 30 li ho presi e poi passo al giorno dopo, ad esempio, ok? Quindi questo è lo step successivo. Poi sì, Vettel dice qualcuno è andato in margin call, non è andato in margin call, ma come ha detto lui, se fosse capitato 200-300 metri prima poteva rischiare il margin call. Quindi, a parte queste cose qua, ripeto, pensiamo al preservare il capitale psicologico. Andiamo avanti. Terzo step. Esce una si crea una lunga candela che porta i rendimenti in una zona che noi sappiamo leggere in termini di short sul prezzo. Allora io shorto sotto quella candela. Basta. Questa è una soluzione molto tranquilla dal punto di vista come dire, non è tranquilla dal punto di vista delle leve d'ingresso, perché funziona molto bene e quindi io la vado a spingere, ragazzi, ok? Non sempre però ci sarà. Allora ne ho trovata una ed è l'ultimo step, e qua ho finito il webinar e poi possiamo vedere insieme un po' di segnali. Allora l'idea è stata questa sostanzialmente, zoomiamo ancora un attimo. Che non è che, cioè, era più dirvi il tutto, poi ovviamente non è che ho risolto un'equazione di quarto grado, però allora il discorso è questo: io prendo a riferimento questa candela, adesso, cioè prendo la candela, se voglio prendere di riferimento la candela del prezzo, shorto qui sotto, non c'è andato e quindi rimango flat, però prendo a riferimento anche questa, quindi shorto se va qui sotto, ok? Perché prendo solo questa? Poi vi faccio un po' di casi, poi ovviamente perché la trading room? Perché lo faccio in tempo reale, così non vi sto a spiegare qua tutti i casi, perché ce ne saranno un po' di particolareggiati, c'è una linea guida generica, poi ci saranno i casi che andremo a tradare uno a uno. Una volta che avremo beccato 10 casi particolari, li avremo beccati tutti, ok? Non penso neanche che forse siano 10.
quindi posso shortare qui sotto. Allora facciamo una cosa, mettiamoci una linea, no? Io shorto qui sotto. Se io shorto qui sotto, shorto qui quando chiude qui sotto. Ma io se shorto qui, ho target fino a qui, poca roba, però posso anche provarla. Quindi shorto qui, una volta che io abbia shortato lì, lo stop lo metto sopra il massimo, quindi io so già che rischio questo. Per prendere, non lo so, avrei potuto pensare questi primi supporti o il pivot, comunque il rendimento a zero. Quando qui il rendimento va a zero, io mi flatto e non ho rischiato nulla, ok? Quindi, però allo stesso tempo, ragazzi, io non andrò mai a shortare qui sotto, perché ormai vedo, ho avuto il tempo di vedere che sullo slancio ribassista dei rendimenti il prezzo non stava reagendo. E quindi questa è un'operazione che, ripeto, non necessariamente dobbiamo prendere qui. Spero che sia chiaro per tutti. Andiamo a vedere un po' di situazioni del genere. Così faccio un po' di casi. Andiamo a vedere il cable sempre su livelli un po' estremi, perché sono quelli che ci possono capitare sui dati macro. Allora, vediamo questo uguale, anche se non era un livello estremo. Però vi faccio vedere una cosa. Io, quando va qui, potrei anche shortare con lo step 1, leve tranquille, con lo step 2, che se non mi paga mi giro. Oppure potrei aspettare di shortare sotto questa candela. Ok? Oppure potrei shortare sotto questa candela. Adesso togliamo questo coso qua che non ci azzecca niente. Ovviamente capiterà molte volte che il breakout di questo del prezzo sia anche il breakout del rendimento, quindi qui posso shortare. Quando io shorto qui, ragazzi, so già che avrò come target lo zero, quindi in realtà, scusatemi, in realtà qui non shorto perché sono già sul target, ok? Però avrei avuto target lo zero, stop loss là sopra, quindi vado anche a farne un conto se mi convenga in termini di rischio rendimento, ok? Andiamo a vedere se ci sono stati altri casi estremi. Poi, ripeto, di situazioni tradabili ne abbiamo parecchie. Allora, non ci sono stati altri casi estremi. Possiamo dopo, adesso saltiamo anche su altri strumenti, guardare i casi a meno 50, meno 60. Okay? Andiamo a vedere, ad esempio, casi, c'è stato un caso estremo su, mi sembra, USD CAD. Mi sembra, adesso non me li ricordo tutti, perché poi li ho guardati tutti, ma ecco questo qua, ad esempio. Questo qua è stato un caso, non lo so che ora era, le 8.07, questa può essere più una news, non lo so, forse c'era un dato, non lo so, vedo che comunque si è mosso. Allora, io che cosa posso fare qui? Io posso, c'era anche un livello, sono due livelli perché la linea è spessa, posso, se sono lì davanti ai monitor, tocca il livello meno 70, posso comprare qui. Non dico di non farlo, ci mancherebbe, posso farlo qui. Però vi voglio far notare che l'ingresso si può fare o sopra questa candela o sopra il rendimento. Adesso vi faccio vedere dei casi anche un po' più belli. Quando noi entriamo qui, dobbiamo valutare se questo stop ci piaccia, ne valga la pena, o comunque ne vale sempre la pena, andiamo a lavorare sulla leva, ok? Perché se questo fossero 5 pips, gli metto leva 10, se sono 50 gli metto leva 1, ma la faccio uguale. Una volta che entro qui, ho lo stop loss qui sotto. Così, per chi vuole dare un taglio sicuro all'operazione, per non farsi coinvolgere e stare troppo dentro per troppi giorni, per rischiare di accettare poi dei loss troppo grossi, voi lo avete, quindi vi stoppate qui sotto. Target, il rendimento 0. Poi qui collimava con un pivot, quindi questo è un trade. Ok? Andiamo, non so se ce ne sono stati altri, un po' tesi, sempre ripeto quelli un po' tesi. Vediamo qua che vedo solo salire, vediamo un attimo. Ecco, qui io cosa posso fare? Io posso fare questo. Io qui vedo che questa candela, adesso facciamo finta che sia su livelli più tirati, io su questa candela posso decidere di valutare uno short, dove a priori qui, a leva 1, poi anche sul pivot a leva 2, mi fa il triangolo e ho guadagnato, ed è lo step che abbiamo visto il primo. Posso anche fare un po' più pesante con l'idea che se andando a zero non mi paghi mi girerai, quindi ho guadagnato uguale. Posso shortare qui sotto e non avrei fatto un trade, oppure posso shortare nel momento in cui i rendimenti vadano, secondo me, in accelerazione massima verso lo zero, e vedere di fare uno short dove, ripeto, sul prezzo se shorto qui sotto mi sta anche bene, però vedete che non entrava. Se io invece shorto sotto questa candela,
uguale shorto qui, allora si risponde da solo. Io shorto qui, ho uno stop loss, qua sembra anche piccolo, di 3 pip,2 di grafico. Allora ragazzi, si stoppa 1 o 2 pips qui sopra, quindi 5 pips più, non so, avete un pip di spread, più 1 di spread, 6 pip di stop, ok? 6 pip di stop target, o degli appoggi che avete anche voi, no? Perché abbiamo questo livello che è lì già prima che venisse toccato, e abbiamo i rendimenti a 0, quindi io ho questo tradata, questa tradata potenzialmente, quindi ne rischio 6 per farne 6 puliti, 5 puliti, ok? 1 a 1 mi sta bene, la faccio. Quanto sono disposto a mettere su quei 6 pips? Lo 0,5%, e metto lo 0,5%, l'1 e metto l'1. Arrivo da una sfilza di trade giusti e variegati, cioè intendo dire non tutti sullo stesso strumento, perché dopo un po', se ne facciamo giusti 10 di fila sullo stesso strumento, l'undicesimo mi puzza già un pochettino, no? Quindi andrei a moderarmeli, però li abbiamo fatti su più strumenti e ci metto il 2%, ragazzi, ok? Trading a leve alte con uno stop loss di 6 pips, va bene? Quindi quello era un ingresso che con la tecnica del prezzo non avrei preso, con la tecnica del rendimento ho preso. Poi attenzione, perché ad esempio questa non la prendo, ma questa è una nuova close in un ambiente di nuovo teso, perché addirittura sopra il più 60, allora il livello posso tracciarlo qui così. Questa qua mi chiude sotto? Mi sembra di sì, allora shorto qui, con stop lì sopra. Ma Fabri, nel Forex fare trading con lo stop loss di un pip o due, cosa vuol dire? Tutto rumore. Ragazzi, io trado il grafico, lo dico ai nuovi, trado il grafico, quindi se io entro short in questa close e vi ho motivato il perché, e lo stop loss è sopra il massimo, ragazzi, non è mica colpa di nessuno, in senso buono, se lo stop loss equivale a un pip di grafico più 1 o 2 di filtro sopra, più 1 di spread, 3-4 pips, e quindi si può fare, ok? Quindi da qui l'idea di mettere in campo i programmatori per farmi fare un pannello per avere tutta la situazione sott'occhio, ok? Possiamo guardare, ripeto, qualsiasi trade che volete, tanto la logica è questa. Anche su euro dollaro ve ne faccio vedere, poi vi faccio vedere quelli di oggi e poi quelli che ha chiesto Fred su Audi CHF, che non tradiamo, però è uno dei pochi che avrebbe preso uno stop, ma vediamo anche in che modo. Guardate qui euro dollaro, guardiamo euro dollaro la scorsa settimana, così da memorizzare bene questo webinar. Che faccio una cosa, ragazzi, interrompo un attimo, così sono sicuro che Camtasia non va in palla, lo salvo e poi proseguiamo un attimino solo. Ok, ci risiamo. Allora, guardiamo la scorsa settimana, così da memorizzarla. Poi chi ha capito non è che deve star qui, Allora, abbiamo detto che il primo giorno era il 17. Andiamo a vedere il 17. Quindi prima l'abbiamo guardato da distante, l'euro dollaro lo guardiamo sui livelli 50-60, poi guardiamo i trade che sarebbero arrivati oggi, non su euro dollaro, a parte quello di stanotte, e poi andiamo a mangiare pranzo. E oggi siamo di nuovo qui. Allora, io su euro dollaro il giorno 17 vedo che, lo zoomo bene, ripeto ragazzi, leve di un certo tipo, se abbiamo lo stop, e accontentarci delle briciolette. Poi tutto questo, ragazzi, chiaro che se su questo livello abbiamo anche lo square, no, i livelli rossi, guardatevi per chi non lo conosce il webinar nel blog eccetera, chiaro che armonizziamo il tutto e si spinge ancora di più. Allora io ad un certo punto vedo che l'euro dollaro tocca qui, allora io entro long qui sopra. Però ad un altro certo punto fa una chiusura addirittura sotto il livello meno 60, allora io entro long qui sopra. Ok? O questa o quella dopo. Facciamo quella dopo. Entriamo long lì. Una volta che noi entriamo long lì, noi sappiamo che rischiamo al massimo qua più un pip di filtro, proprio per non essere al pelo. Ok? Quindi il nostro rischio è questo. Il nostro target di prezzo potrebbe essere nell'ordine questo pivot, questo livello e eventualmente poi tutti i livelli successivi, ma soprattutto il ritorno dei rendimenti a zero. Quindi quando arriviamo qui, se non abbiamo motivi particolari per tenere, perché chiaro che ragazzi, se poi questo è un micro 1, faccio finta, questo è un micro 2, nel micro 3 al 75% la prima parte è ancora impulsiva, andiamo a prenderlo, ok? Poi qui il micro 4, vedete che lo fa rialzista, tanto per tornare in tema. Allora il 4 lo fa rialzista, ragazzi? No, il qua fa l'1, il 2,
il 3 dove al 75% facciamo il massimo di tutti i cicli rialzisti, e il 4 che fa il massimo decrescente, perché il tempo è così. Ma qua ci sta questa analisi, eh? Adesso l'ho fatta veloce, però ci sta a occhio. 1, 2, 3, perfetti. Il 4 non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, ma non importa, perché intanto io il 4 l'ho shorto sotto il minimo, perché il G4 si shorta sotto il minimo. Quando ripartirà il nuovo G1, se non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, cioè se non scende quando il tempo è buono per scendere, cosa farà? Con veemenza. Così sono contento che senza andarlo a cercare vi ho fatto vedere anche una cosa che, ripeto, spiego da anni, ok? Ritorniamo a noi. Quindi capite chi è nuovo in 3D Room che bisogna avere elasticità mentale, perché io passo da una parte all'altra e vi sparo addosso un miliardo di informazioni. Però credetemi, almeno dovremmo chiedere a chi è qui da un po', dopo una settimana, due settimane, un mese, avrete delle conoscenze, una capacità di saltare da una tecnica all'altra che in genere, non so, magari non si acquisiscono così facilmente, senza poi voler giudicare noi come bravi, altri come non bravi o che ne so, ok? Però sicuramente vi sparo un sacco di news e di notizie addosso, ok? Voi registratemi, scrivetevele, sintetizzatevele, tenete quelle che vi piacciono, fatevi il vostro piano di lavoro, però ecco, di cose qua io ne uso parecchie. Ritornando a noi, ragazzi, l'operazione è questa, ok? Long qui sopra, target qua oppure qui, va bene? Quindi quella sarebbe andata bene. In partenza si rischiava da qui, qual è quella che chiude sopra? Questa sicuramente. Da qui io rischio 7 pip e mezzo di grafico, ok? Va bene? Quindi poi 7 pip e mezzo di grafico, che se qualcuno, ah ma Fabio guarda che qui chiudeva un G4, vabbè ragazzi, c'è andata nozze, cioè quando si armonizza il tutto noi si riesce a fare dei trade dove si rischia magari 7-10 pips, a volte 3 pips per prenderne anche, per chi è bravo, quindi non io perché io non riesco a far correre oltremodo, anche 100-150-200, ok? Molti hanno preso, insieme di gruppo avevamo preso non so più quanti pips sul cable, rischiandone pochissimi su un matrix che ci aveva fatto entrare long, però io li avevo splittati strada facendo. Però capita a volte di prendersi un rischio di 3 pips e farne 300, ok? Quindi immaginate su 3 pips di rischiare, non dico tanto, ma uno 0,2, uno 0,25% e prenderne 300, ok? Come unica tradata va bene. Andiamo avanti, togliamo lo zoom. Ecco, qui c'è una, adesso poi qui ovviamente non è che, ripeto per i nuovi, la trading room è aperta H24, quindi se voi alle 6:30 come fa Dani siete al PC e vedete i rendimenti lì, perché nella trading room non questa dei rendimenti ma l'altra che vediamo costantemente li vedete, volete tradarveli, saprete come farlo. Allora di qui di nuovo nasce la solita logica, no? Cioè se io sono convinto che quel giorno euro dollaro salirà, me ne sbatto le scatoline, compro qui senza star lì a scendere nei minimi dettagli, entro long a leva 1, metto uno stop di 100 pips o addirittura non lo metto, incremento sotto e andrò a prendermi gain, se questo si armonizza ad una vostra analisi. Ma se voglio entrare più deciso e star poco tempo per tutte le premesse che vi ho fatto, allora io cosa faccio? Zoom, vedo la prima candela che tocca una soglia interessante ed è questa, ok? Entro long qui sopra, ma poi se ne fa un'altra con chiusura più bassa, allora entro long qui sopra, sarà questa più o meno. Questa qua la fa, però non fa un nuovo minimo, quindi considero quella prima, chiude qui sopra, quindi io entro long, se il mouse me lo permette, qui in close, ok? Quanto rischio? Rischia quello che vuoi in termini di percentuali, quindi mettici quanto vuoi, però se si ferma il grafico, però graficamente tu hai un qualcosa di intelligente in termini di stop di 3,1 pips, portali a 6 sommando un filtro di 1-2 pips e più 1 di spread, tu rischi 6 pips, ok? Fino alla prima resistenza ne ho 4, e vabbè, se vi piace la fate, se no non la fate, però ripeto, noi abbiamo doppio target prezzo e rendimenti, quindi questo era di nuovo un trade. È vero che faccio magari 2 pip e mezzo puliti, però in termini percentuali posso fare la mia percentuale, ok? Andiamo avanti. Fermo restando, che ripeto è un indicatore che quando parte la tendenza difficilmente ci casca. Qui vabbè c'è una giornata lì, queste qua vabbè, possiamo anche guardarle tutte, qua idem, cosa faccio? Posso shortare a priori, però posso fare così, io su questa che tocca shorto qua,
E quando vi do una piccola chicca, vi do una piccola chicca, quando io qua ho la candela che chiude già sotto a questa e invece sopra non c'è ancora chiuso sotto, qui è proprio un buon ingresso perché va a colmare questo gappino. Cosa vi pensate, che non l'abbia guardato già su time frame più alti? Sì, ed è interessante. L'unico problema è che di nuovo non troverò lo spazio per condividervi questo. Per fortuna non ci sono molti segnali su euro dollaro su base daily con questa roba qui, ma quelli che ci sono, questo lo chiamiamo gap da chiudere, lo possiamo chiamare gap, ok? Comunque, shorto qui, ambirei a portarlo prima al pivot, poi a questo. Adesso mi sono perso. Ah, ero qua, si sposta il grafico. Ambirei, quindi entriamo short, abbiamo detto qui, ambirei a portarlo al pivot, poi a questo, ma sempre con un forte occhio ad uno stop loss qui sopra e un target dei rendimenti a zero. Quindi questo è un altro trade finito, più o meno sarà 1 a 1 di rischio, perché a occhio e croce mi sembra lo stesso spazio rischio, 3 pip,6 più 1 sopra più 1 di spread, 5 pip e mezzo, 6 pips per prenderne qua, 3 e mezzo puliti circa. Vabbè, quando il range, la volatilità è bassa, è bassa, però la tecnica ha funzionato. Vado avanti, anche qui ci sono dei segnali, vi faccio vedere ancora alcune cose e poi direi che siamo arrivati. Anche qui short sotto questa, sia in termini di eventuale candela sia in termini di rendimento. Quindi qua, questa è bella, guardate dove è il rendimento, guardate dove era il prezzo, il rendimento ha già rotto questo minimo, il prezzo non l'ha ancora rotto, da qui a qui è un gap, ok? Primo target, il livello che voi avete, funzionano magicamente, e il rendimento zero. Ora, Fabri qui non ha preso il rendimento zero, sì vabbè ragazzi, però non l'ha preso per pochissimo, ci chiude sotto, vado in trailing stop qui sopra, ok? Quindi qui rischiavo circa 4 pip e mezzo di grafico più 1 di spread più 1 di filtro e ne portavo a casa 5-6 più o meno, ok? Quindi in termini di percentuale siamo messi bene. Ecco, questa è quella sul dato, ad esempio questa è interessante, no? Questo è interessante perché io sul dato, come dicevo prima, molto sopra le bowling sul pivot e bla bla bla, short qua, ok? Però addirittura dov'è che potremmo incrementare? Adesso qui no perché è tornato a zero, però sulla rottura di questo, quando rompeva qui può addirittura ancora accelerare e poi si è fatto questo spazio che anche voi avete, ok? Quindi questo è il quanto. Andiamo a vedere questa prima di questa sparata stranetta, di sicuro legata a qualche news. Qui dove vado long? Vado long qui sopra, qui, ok? Rischio questo, primo target questo, poi questo, poi tutta questa zona qui, ma primissimo target ancora rendimento zero. Ma se sul rendimento zero non lo sente e lo pullbacka e nulla di più, chiaro che se siamo un po' bravini riusciamo, non con tutto il volume di ingresso, ma a portare qualcosa ancora su, come mediamente facciamo, ok? Boh, basta. Allora, questa notte questi sono i segnali. Poi guardiamo anche l'altro strumento che avrebbe preso uno stop, ma ce ne sono veramente pochi, e se c'è uno stop vi faccio vedere cosa si fa. Allora, vediamo oggi, la giornata di oggi. Allora, qui la prima candela è questa, se io voglio proprio entrare pesante valuterei qui sotto, quindi finché non ci va la struttura rialzista, ricordandovi all'altro webinar del discorso onda 3 di Elliott, onda impulsiva. Poi ad un certo punto però si fa questa qua, che chiude addirittura sopra i 90, quindi io qui posso shortare a priori. Difficile ragazzi che shortando qui, shortando ancora dopo una lunga candela, non riesca a portarmi a casa la salvezza, è difficilissimo. Infatti noi, l'avesse fatto in orari umani dove eravamo svegli, short qui e short ancora su questa, quello che in genere facciamo, e questo lo dico ai nuovi. Però se non voglio shortare a priori sulla forza, allora cosa faccio? Mi annoto questa candela, traccio il livello così, qui così, su questa chiuso sotto, ok? O lì al pelo, io vado short qui. Una volta che ho shortato qui, ambisco, non dico a questo, avrei ambito a questo livello, ok? E il rendimento ho zero. Cosa succede? Vado in stop. Oh, finalmente prendiamo anche uno stop. Va bene, prendo quello stop, vado avanti. Ad un certo punto devo, chiaro, e un po' di discrezionalità ci deve essere, il consiglio che do a me stesso è questo:
dove vado a prendere lo stop? Sulla candela che mi stoppa. Da lì in avanti guardo sulla candela stessa che mi ha stoppato il minimo di quella candela trasformata in rendimenti. O se questa candela, ragazze e ragazzi, non fosse stata significativa, tipo quelle due dopo, avrei aspettato una candeletta un po' lunga. Qui in questo caso ha fatto sia candela lunga sia candela di stop. Quindi, morale della favola, ragazzi, rientro short qui sotto. Quindi quando chiude qui, io entro short qui. Di nuovo, il target sarebbe primo target, poi gli altri target sono più o meno questi. Con un occhio di riguardo, ragazzi, al fatto che una volta che qui vada vicino allo zero e qui vada vicino allo zero, ragazzi, io sono qui, non posso più rischiare, o va o va. Quindi o mi fa così e mi fa guadagnare, o mi fa così e mi deve stoppare a pari. Ok? Quindi qui avrei preso uno stop e mi sarei poi fatto un altro trade dove probabilmente, non so da qui quanto c'era, da qui rischiavo sul secondo 17, beh scusate, qui la volatilità è alta, in realtà noi badiamo anche ai 10 pips, quindi noi avremmo fatto, per farla più realistica possibile, short su questa, ok, che era leggermente sotto questa, stop qui sopra, quindi perdevo circa 8,3, facciamo 8,5 più 1 di spread, 9,5 più 1 di filtro, meno 10,5 pips, uguale meno 1% per esempio, perché lo so prima e quindi a 10,5-11 pips gli assegno un valore dell'1%. Bene, sul prossimo ingresso io uso una progressione, così rispondo anche un po' a te Carlo che mi hai mandato una mail, una progressione, io uso una progressione leva 1, leva 1,4, leva 1,8, leva 2,5, poi ho ancora un po' di riserva, non voglio superare leva 12, ma questo si può fare secondo me anche in termini di percentuali, quindi rischio l'1%, rischio l'1,4%, l'1,8, il 2,5 eccetera, ok? Quindi io qui rischio, perdo 10,5 pips, lo sapevo prima che erano quelli, quindi perdo l'1%. Ad un certo punto si va a prendere lo stop, la candela lunga è significativa, è pur sempre su livelli soglia, quindi quando mi chiude qui, io qui vado short, ok? E qui rischio, su questo grafico, 17 pips più 2, meno 19. Io a meno 19 pips non gli assegno più un 1%, ma gli assegno un meno 1,4, 1,5. Ok, potete fare anche 1,5, 2, 2,8. Ok? Dovete un po' studiarla. Questi sono i miei ordini di grandezza. Quindi, cosa faccio? Su 19 pips rischio l'1,5%. Ok? Andiamo avanti. Facciamo... allora, aiutatemi voi. Quando ne prendo la metà, anzi, per riprendermi l'1%, devo guadagnarne 13-14 più o meno, giusto? Quindi quando sono da qui, questa close, a più 14,5, 12-13 politici sono, ma perché no? Posso anche, ragazzi, decidere di flattarmi, ho fatto una giusta, una sbagliata e sono alla pari, va bene così, ok? Posso decidere di non pensare di dover recuperare subito tutto, e questo è il filo sottile che vi dicevo, è il tema, no? Un po'. Perché il filo sottile è proprio veramente un filo sottile, quindi qui posso anche decidere di chiuderne una parte, recuperarmi lo 0,5%, l'altra metterla pari, lì vi fate i conti in tasca voi, dipende che ora è, dipende come sto psicologicamente, dipende da un sacco di fattori che, ripeto, perché faccio la trading room in tempo reale, e quello era quello che sarebbe accaduto. Però allo stesso tempo, perché siamo bravi, noi vediamo che in questo frangente i rendimenti tornano neanche troppo a zero, fanno un triplo, un quadruplo minimo, un quintuplo minimo senza toccare lo zero, e intanto questo mentre faceva il quintuplo minimo faceva laterale al rialzo. Ragazzi, non sta facendo quello che avrebbe dovuto fare, non sta facendo quello che avrebbe dovuto fare, e allora queste sono tre onde. Allora, o sopra questa trend line, o senza star lì a pensarci troppo, sopra al massimo, posso rimettermi long. Con che stop loss? Ma è qui o parto parte, ragazzi. Cioè, qui noi usiamo la regola delle due candele, che poi i nuovi impareranno. Quindi qui la regola delle due candele, adesso non so se è già rotto qua, comunque rompe qui, poi mi fa quella dopo così, posso già addirittura stopparmi qui sotto al più tardi qui. Quindi so già che non avrò uno stop loss troppo ampio. Se va, va. Tanto è questo che mi dice questo pattern. Non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, è chiaro? Poi ha preso il target. Quindi quello è così.
poi di oggi non avrebbe, penso, più dato situazioni. Andiamo a vedere sullo specchietto che c'è, quasi specchio, che è USDC-HF. Perché io alla stessa ora potevo ovviamente guardare anche USDC-HF. E se io guardavo USDC-HF questa notte, alla stessa ora, che è inversamente correlato ad una buona percentuale, no? Rispetto a euro-dollaro, se io alzo qui, allora è vero che euro-dollaro facevo più o meno pari e patta, ma comunque non facevo cavolate. Però una volta faccio, non faccio cavolate, una volta faccio un bel gain come su USDC-HF, perché nel momento in cui io veda che specularmente all'euro-dollaro che andava sopra vedo USDC-HF che va sotto, allora vedo che questa è una candela guida. Però dopo chiude addirittura sotto al meno 90 ed è un'altra candela guida. Quella dopo chiude addirittura sotto a quella prima e quindi, morale della favola, quando chiude qua io vado long su USDCHF. Quando vado long lì su USDCHF, probabilmente ero anche short su euro-dollaro, no? Quindi perdevo su euro-dollaro perché euro-dollaro da qui poi cosa faceva? Un nuovo minimo, un nuovo massimo. Non l'ha fatto qui e quindi io vado anche a bilanciarmi in questa maniera. Quindi vado long qui, ho il mio stop che equivale a di grafico circa 14 pips per dire, ok? 15, 16, 17, 18 con lo spread, target di prezzo solo questo, avrei avuto anche questo riferimento e il rendimento a zero, ok? Anche qui, quindi vado long da qui e qui posso già anche decidere di non perdere più, flattarmi, vedo le 5 onde, ci siamo capiti, no? Poi qua ne ha fatte 3 e poi è partito. Quindi usiamo tante robe insieme, però morale della favola si entra qui, ragazzi. Poi non dico che arriveremo fino a qui, anche se sul livello 0 che cosa ha fatto come regola delle due candele? Una coerente e l'altra no, se va qui sotto o il rendimento va lì sotto mi vado a flattare, quindi una parte l'afflatto dopo, da qui quanto ha fatto? Fino al massimo qui ha fatto 19 pips, mettiamo 15-16 puliti, ne prendo 2 terzi, quindi 10 puliti, gli altri me li tengo a pari, quando sono qui decido se vedo che molla il rendimento, che in genere anticipa anche un po', mi flatto neanche alla pari, ancora un piccolo gain. Se non va a prendermi, va su. Tante volte mi prende a pari, ma tante volte per fortuna non va. Ok? Quindi questo è un po' il quanto, ragazzi. Poi vabbè, dopo ci sarebbero state altre operazioni. Io credo che veramente questo modo di tradare sia un po' l'essenza del trading. Poi non so se vi piace o meno, però a me piace parecchio perché sto veramente poco tempo dentro al mercato e cerco di spingere con leve un po' alte. Vediamo qui. Fermo restando che io certe soglie, ripeto, non le uso, questa qua non la uso necessariamente. Su questo tocco, la candela potrebbe essere prima questa, poi questa, quindi io entro short qui sotto. Se entro short qui sotto, ho uno stop loss lì sopra. Dal momento in cui poi mi vado un po' verso il pivot e di nuovo non riesca tanto a accelerare in prossimità del pivot, metto lo stop a pari. Adesso non so quanti pip siano, ma ne prendo tanti di stop a pari. Qua mi prende a pari per forza, però preferisco non rischiare in quella maniera. Una volta che mi ha stoppato a pari, non va più a darmi il segnale, non lo vado più a fare. Ok, ovviamente. Poi il rendimento dopo è tornato zero. Chiaro che se da qui su USDCHF una visione short, è shorto qui, è shorto qui, è shorto qui, ho buone ambizioni di prendermi il triangolo. Ok? Se avete fieno in cascina e possibilità di entrare su più livelli e siete bravi a farlo, nel senso che non ve la fate sotto se cominciate ad avere una certa esposizione, ma sapete tenere duro, ma allo stesso tempo saper mollare, allora entrare anche così come primo livello di ingresso, primo livello di pensiero, no? Il primo step che abbiamo fatto insieme ha un senso. Qui non lo tocca, ma se lo avesse toccato qui sotto potevo entrare short, qui lo stop non lo prendeva, il rendimento andava a zero. E anche qui, se non noto cose tipo un trailing stop qui, posso portare anche al target di prezzo. Ok? Quindi questo è il quanto. Quanti segnali avremmo già fatto questa mattina? Per quello che ho bisogno dei programmatori, perché devo fare un pannello. In realtà, oggi sono appena rientrato, però da domani vi tengo botta, ragazzi. Quindi tutti i segnali ve li indico quando siamo in posizione. Allora, andiamo a vedere i segnali di oggi. Segnali da questa mattina, quindi vediamo un attimino quelli che ci sono più evidenti agli orari giusti. Quindi il grafico parte, ogni grafico parte dalle 6 e mezza, quindi non lo scorriamo indietro. Quindi qua niente, 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 GBP, Euro GBP, lo zoomiamo, vediamo un po' che cosa avremmo fatto. Allora, Euro GBP, questa mattina
andava a toccare qui, la candela la riconoscete, tracciamo visivamente questa soglia, qui ci chiude sotto, io tiro su una linea, addirittura quando shorto qui ha già rotto questo minimo che corrisponderebbe a questo, quindi si è creato un gap, una è piccola, però chiamiamola lo stesso voragine, ok, una voragine perché attira tanto in quel senso, anche se è una voragine magari di 2 pips, però io vado short qui, stoppo là sopra, target rendimento 0, finito. Questa è una tradata bellissima, rischio di grafico 5 pips più 1,6, più vi aggiungete il vostro spread, ha pagato quei rendimenti a 0 fino a una ventina, anche 21, quindi 18 puliti di sicuro. Finito, avevo deciso di mettere l'1%, faccio l'1,5 pulito, ragazzi, finita. Cioè il trading deve darci libertà finanziaria, non faccio aprire una posizione che necessariamente deve tenerci mentalmente impegnati per giorni o settimane. Capite anche la bellezza di entrare short qui e dopo non so quante candele sono, 17-18 candele, essere flat e aver fatto la giornata, cioè 18 minuti e dopo la testa libera, perché parlo per me, ma se io apro una posizione qui e poi vado via, ho la testa sulla posizione, a meno che l'abbia fatta leggera, ma a questo punto che senso ha? Ok? Euro GBP, il cable l'abbiamo già vista forse prima, ma comunque possiamo riguardarla, c'è stata qui, non avrebbe pagato granché, però si sarebbe difesa, vedo occhio, perché io cosa vedo? Vedo che va qui, traccio questa, entro long qui, ho uno stop loss qui sotto e il rendimento è andato a 0, finito, basta, da qui a qui, sto stato un po' di più che 20 minuti, perché saremmo stati, ma perché mouse mi fa impazzire, saremmo stati dalle 8.52 fino alle 9.30, quindi 40 minuti, però da qui avremmo avuto un 6-7 pips, dove magari, che ne so, era anche questo target ovviamente, sempre quella candela è anche un target, ok? Comunque avrebbe guadagnato. Poi, di nuovo, guardate ragazzi, ma qui guardate il rendimento, vedete che il prezzo non fa quello che fa il rendimento? Se non fa quello che deve fare, c'è forte possibilità che anche i rendimenti si possa tradare come cicli e quindi con veemenza farà il contrario. Cioè vedete che tutto torna? Ripeto, per quello che volevo registrarmi e dirvi che questa era l'essenza del trading. Poi su GBP USD non c'è più stato nulla, lassù ha sfiorato, possiamo anche vederlo, ma tanto così a scopo didattico, ovviamente se questa avesse toccato potevo shortare qui, preferisco una candela tipo questa, è più piena, però se shorto qui, vabbè, voi sapete già, avete uno stop là, rendimento a 0, eccolo qua, ok? Più o meno vedete che si assomigliano, quindi non mi si sbilancia, non mi dà info aggiuntive, quindi questo avrebbe fatto sul cable, quindi andiamo avanti, per questo che vi dico devo mettere in piedi un pannello che ci dia la situazione, comunque ve la do io costantemente, però quando vado via, ecco, ve la potete guardare da soli. Detto questo, USD CAD, non c'è stato niente questa mattina, c'è stato qualcosa qui stanotte, ok? Forse l'abbiamo già visto, ma non importa, cioè, possiamo anche riguardarlo un attimo, però guardiamo quelle in orari, perché almeno sono quelle, ecco, qui USD CAD, stanotte ad un certo punto la prima candela che tocca la soglia è questa, poi c'è questa, poi c'è questa, io devo aspettare una chiusura sotto, tanto è una chiusura a un minuto, quindi traccio questo, qui ci chiude sotto, vado su con la riga perché a mano vado storto, chiude lì, ma quando chiude qui questa chiusura è di questa, ragazzi, che se non sbaglio è questa, quindi qua si crea, concedetemelo, una voragine, intendo dire un forte attrattore, e quindi lì era uno short con stop loss di circa 8 pip e mezzo di grafico più uno sempre di grafico, 9 e mezzo più il vostro spread, e ne ha pagati in velocità una quindicina, 10 puliti li prendiamo tutti, ma in 5 minuti ragazzi, 5 minuti, preferisco togliermi il dente in 5 minuti che in 5 ore, no? Come magari facevano una volta, non lo so, per dire, tutto più veloce da quel punto di vista è meglio, soffro di meno. CHF yen, guardiamo i segnali di oggi sempre negli orari un po' più consoni, li ripeto tutti così mi sono registrato, quando mi chiederete come usare i rendimenti, ragazzi, non mi dovrete più chiedere, ok? Detto questo,
Questa la can allora c'è questa e poi c'è anche questa. Allora io traccio questo livello. Qua chiude sopra. Qui vado long, se voglio. Stoppo qui sotto e con fiducia aspetto i rendimenti a zero. Qui c'è una sorta di tre resistenze, quindi questa me la porterei a casa, onestamente. Almeno più di metà. Poi una parte la si può tenere. Se sul rendimento zero vediamo che non fa fatica a cioè non li sente, no? Vedete che qui non li ha sentiti perché ci ha lavorato 2 minuti e poi è partito. Allora, 2 minuti, se riusciamo a stare dentro con meno di metà posizione da qui, che è questo livello, tra l'altro, con stop a pari, può anche capitarci di prenderci tutto questo. Se no, ce ne freghiamo e noi entriamo qui, abbiamo detto qua, abbiamo uno stop di circa 15 pip di grafico, sulla prima resistenza qui a più 10 magari puliti, ne chiudiamo già anche tutto a più di metà, cioè lì è discrezionale. Andiamo a vedere quello che c'era prima quando abbiamo iniziato il webinar, allora qui ha chiuso qui sopra, qui ha rotto, probabilmente già in chiusura, io vado short, in chiusura invece è sopra il prezzo, quindi vado short lì se voglio andare lì. Lo stop loss mi costa 13 pip e mezzo, 15 più il vostro spread, e ovviamente ambirò non a questo target ma al pivot. Il pivot l'ha preso, poco prima aveva preso rendimenti a zero, quindi da qui suggerisco, se non ci basta, di mettere stop a pari. Una volta arrivati al pivot abbiamo finito. Allora se noi qui su 15 pips mettiamo, perché abbiamo fatto anche quella prima, no? Vado a farvi capire ai nuovi quello che facciamo, perché noi se qua su 15 pips mettiamo un 1% perché abbiamo già fatto Euro GBP e tutte le altre che abbiamo già visto, qui ne prendiamo più o meno un altro 1%. Allora, voglio dire, e sono le 12:20, il tempo basta, adesso vado a mangiare, ragazzi, riprendiamo nel pomeriggio. Quindi questo è il quanto, ragazzi, sarebbe stato quel segnale. Faccio ancora vedere quello di AUD CHF per completezza e poi direi che è un webinar da studiarsi. Poi sul gold non abbiamo avuto niente. Su euro yen niente, su SD yen abbiamo avuto uno, lo guardiamo ancora così li abbiamo visti tutti, e poi guardiamo AUD CHF. Poi vi auguro buon pranzo, alle 3:30 ripartiamo. AUD CHF, no, questo qua è USD yen, giornata di oggi, ad esempio questo, no? Un gap down, io qua tocco, apre in gap down, qui tocca il rendimento a meno 70, qui ci chiude sopra, io al secondo minuto qua vado long, ok? Qui magari ho sfiorato lo stop, a volte me lo prenderà, anche lì ragazzi, molte volte per quello che siamo superiori ad una macchina, ci prendo lo stop, però non ci dà fiducia quello stop, rientriamo, ok? Sempre meglio far così di fronte al dubbio. E quindi i rendimenti andavano a zero e qualcosina avrebbe preso. Andiamo questa mattina qua, vediamo questa. Ecco, questa ad esempio sarebbe uno stop. Vediamolo un attimino bene. Allora, questa e la candela guida, quindi io entro sopra a questa, poi però questa chiude più bassa, quindi diventa questa, poi però questa chiude più bassa e quindi diventa questa. Morale della favola, entro qui, o aspettavo la close oppure bisogna vedere, perché bisogna vedere questo pezzo in quanti secondi l'ha fatto, se gli ultimi secondi dell'ultimo, cioè di quel minuto, o bisogna vedere in quanti secondi. Comunque, per non sapere leggere e scrivere, entro long qui. Primo target questo, altri di prezzo non ne vedo se non che questa qua stessa. Ok? Poi vado a vedere quanto mi costa. Circa. Questo, lo dico ai nuovi, è molto più simile a quello che ormai fanno le istituzioni. Non, cioè, va bene, entreranno anche sui time frame alti, eccetera, ma questo è quello che fanno maggiormente perché, ripeto, tradano sui millisecondi, non tradano neanche sul time frame 1 minuto. Quindi da qui mi costa 8 pip e mezzo, no? 10 di grafico più spread. Arriva qui a pagarne 8-7 puliti, io qualcosa porto sempre a casa, ragazzi. Però io preferisco fare così, tante piccole briciolette, che tanto di operazioni ne facciamo tante. Facciamo finta che non ci fossimo neanche messi stop a pari, è chiaro che io qui sotto mi andavo a stoppare. Finito. Poi, cosa potevo avere di riferimento? Avevo questa, che è la candela un po' più grossa dopo lo stop, però qui non ci chiude sopra, o sarei un po' cauto, non andrei ad aggredire subito, proverei magari dopo
qua c'è una sorta di wolf, questo bel martelletto, tracciando sempre questo livello, qui ci chiude sopra in maniera evidente. Sono qui, se mi convince, ragazzi, la faccio, perché sono anche un essere umano, cioè faccio anche una cosa che mi deve piacere. Se questa mi convince di prezzo, di range medio, di orario, eccetera, posso entrare long qui con stop loss lì sotto. Basta non aver voglia di entrare long qui, perché magari prima abbiamo preso uno stop loss, solo quello, ok? Poi tecnicamente si può fare. Quindi quello l'avrebbe dato. Poi ci sono stati altri due segnali. Abbiamo quasi finito, ragazzi, poi vado a mangiare anch'io. Qui avremmo avuto questa qua lunghetta. Poi USD Yen lo trado sui dati, non lo trado sul meno 50, ovvio. Comunque qui mi chiude sopra, vado long, che sarebbe questa, stop sotto il minimo. Quando i rendimenti si avvicinano a zero, questa è una candela di nuovo guida, ok, posso mettere a pari. Io metto tantissime volte, chi entra di room con me lo sa, a pari. Sì, a più 11,7 pips io non perdo più, perché ripeto, preferisco entrare un po' più di volume importante e splittare, stopparmi a pari tante volte, che non far correre oltremodo, ok? In ogni caso, vedete poi voi, insomma, al massimo ci si stoppava qui, il rendimento poi è andato a zero. Vedete che mentre qua saliva, qui faceva laterale ribasso, cosa è successo? Appena è arrivato a zero, se non fa quello che deve fare, si rischia che parta con veemenza. Allora, se io avessi fatto il long qui e non l'avessi gestito in moderazione in questa zona e mi fossi stoppato, allora sotto il minimo qui io gliela metto, ragazzi. O va, metto qui con uno stop di 5 pips e in questo caso mi andava bene. Non andrà sempre così, però se non fa quello che deve fare, memorizziamo. Poi forse c'era stata un'altra soglia, ecco qui ancora questa, vediamo ancora questa. Qui ha toccato, ma vedete che non ho la chiusura sopra, qui ha toccato e io direi questa qua, una close un po' più bassa, poteva essere anche al limite questa, oppure questa, di sicuro questa, ok? Quindi quella vuol dire questa. Allora io so che entrando lì mi costa 20 pips. Non mi piace fare a me 20 pips, ma neanche a me onestamente, perché preferisco spingere sui 5, 6, 7, 10 pips, e allora non la facciamo, ragazzi, ok? Oppure ci mettiamo con i sottocicli e magari questo è un 1, allora entro long qui per prendermi fino a qui, poi questo è il 2, allora entro long per prendermi il 3, eccetera, ok? Fino a che i rendimenti non vadano a zero. Quindi tutto sommato vedete che, ripeto, lavora veramente bene. Adesso stiamo arrivando qui in tempo reale, ovviamente adesso andiamo a mangiare, perché tanto di situazioni tradabili ne abbiamo tante, però non ha toccato ancora neanche il meno 50, quindi non facciamo nulla. Lo avesse toccato, avremmo messo qui sopra un'idea in close a un minuto, long con stop loss qui sotto. Poi, contestualizzando la range all'orario, abbiamo molte situazioni utili. Detto questo, ho finito, guardo solo più AUD CHF, che non è uno strumento che trado, però mi è stato richiesto e va bene così, perché se noi guardiamo, allora possiamo guardarlo anche oggi, ma soprattutto il giorno in cui si è preso lo stop loss, che se non ricordo male era questo, e abbiamo detto tutto. Allora qui, se io voglio entrare, entro su questa, giusto? Questa qua, perché è quella più lunga rossa, ok? Allora in realtà io entro long qui sopra, qui, che se non sbaglio è questa, ok? Allora io entro lì. Posso anche notare una cosa, che da qui i rendimenti sono già saliti e lui ha continuato a scendere, quindi non ha proprio fatto quello che avrebbe dovuto fare. A me sarebbe molto di più piaciuto vedere che cosa, questa candela rossa, quella dopo subito verde, subito qui sopra, entro long subito qui, perché ho molta più probabilità che stia facendo o possa fare, o meglio, forse non è neanche così, forse è più corretto dire sono nell'obbligo di entrare, perché non ho ancora info per capire se stia facendo meno quello che dovrà fare. Ma dopo un po' di minuti, e quindi stiamo qui, io ho già invece più info per capire che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, e quindi non sono neanche più magari così tanto portato ad entrare long, ok? Qui è la nostra bravura che supera la macchina. Chi riesce a metterla in tempo reale va meglio della macchina. Se no entriamo, ragazzi, buon punto, finito, entriamo lì,
non ci piace la candelina, mettiamo breakout sopra, ci salvavamo, ma comunque entriamo perché, ripeto, se entriamo qui ci prendiamo uno stop, va bene anche, ci prendiamo uno stop. Sulla candela che ci prende lo stop, purtroppo è troppo distante dalle soglie e quindi non posso più entrare. Quando va a zero, vi chiedo ragazzi, guardate cosa ha fatto il rendimento, guardate cosa ha fatto il prezzo, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare? No, questa è una zona dove, attenzione, perché potrà partire con veemenza, ma su o giù? Giù. Vogliamo proprio prendere il punto dove parte o parte? Selling stop sotto il minimo. Qui entro, ragazzi, stop di quanto? 5 pip, 10 pips. O va, finito. Non c'è niente da stare lì a guardare. Tanto deve partire. Se non va, basta. Mi stoppo 5 pip, 10 pips. Ok? Quindi questa era quella un po' più duretta che ci sarebbe stata. Però allo stesso tempo, se io poi vado il giorno dopo, lì prendevo lo stop, vado il giorno dopo, vediamo un po' cosa avrei potuto fare. Questa qua, entravo long qui, i rendimenti mi costava 7 pip e mezzo di grafico, i rendimenti sono a 0 più o meno qui, non faccio niente, faccio pari e patta. Anche qui di nuovo ragazzi, non è che ha fatto proprio tantissimissimo, se me lo concedete, quello che avrebbe dovuto fare, poteva salire di più, appena sente lo 0 è andato giù. Quindi quella l'avrei fatta pari, poi però sempre se uno lascia un conto aperto, no, con AUDCHF, andiamo a vedere se il conto aperto ci conveniva tenerlo appunto aperto. Allora vado qui e vedo che la candela è questa, perché è quella che chiude sotto, e poi è questa, quindi io qui sopra vado long, il che significa su questa, vado long, stop qui sotto. Ovviamente ambirò ad arrivare a zero come rendimenti, ambirò ad arrivare a un target di prezzo, ambirò ad arrivare anche a queste close, ok? E ambirò anche al fatto che se di là ho perso 10 pips e dentro qui ne rischio 6 e mezzo, li faccio anche un po' più pesanti, quindi quando sono a più 10 puliti qui su, ok, o qui secondo tentativo, io non perdo più e qualcosa porto a casa, va bene? Quindi quella avrebbe recuperato. Vi faccio un'altra domanda: qui i rendimenti sono andati pressoché a zero, o anche qui ha fatto quello che avrebbe dovuto fare? No. Allora quando sono qui posso ventilare, se sto analizzandolo ciclicamente, anche di shortare qui se il tempo è maturo. Se invece non so dove sono, traccio una linea, e se quando rompe qui non ho fatto già troppo range rispetto alla media, al range medio, qui uno short con che stop? 5 pips, ragazzi. La maggior parte li facciamo giusti, quindi ogni tanto, certo, mettendo uno stop a 5 pips qui, magari mettendolo a 20, a volte farà così, ci sfiorerà a 20, poi pagherà, ma io preferisco prenderlo da 5, al massimo rientro. Vedete che di nuovo, se non fa quello che deve fare, e bla bla bla. Vado avanti, qui vabbè, gap down, però non c'è la candeletta rossa, la lasciamo perdere. Andiamo oggi, questa è la giornata di oggi, sì. Andiamo oggi, avremmo avuto ancora, così li abbiamo visti un bel po' di segnali e rimangono registrati. Allora andiamo oggi, io ho questa candela, entro long qui sopra e qui vado in stop, ok, qui proprio non ho modo di salvarmi dallo stop loss, però quando prendo uno stop loss sulla candela dello stop, un'altra candela guida, questa è un'altra candela guida, questa è un'altra candela guida, vado relong qui e mi riacchiappo un altro stop. Allora può essere che AUDCHF lavori meno bene con questo sistema che altri, però non importa, vado avanti uguale. Quando mi prendo lo stop mi fa di nuovo una candela significativa e allora rientro long qui sopra, che se non sbaglio è questa, ok? Quindi morale della favola, perdo, e questo è il vantaggio di avere uno stop loss abbastanza stretto, perdo 7 pips più 1,8, non so quanto ho di spread su AUDCHF, facciamo 2, ne perdo meno 10, per 1 uguale meno 10. Poi entro long qui, ho uno stop loss di 5,1, quindi 6 più 2, 8, 8 pips per 1,5, gli metto un rischio di un 1,5 su 8 pips, in realtà potrei metterlo anche un po' più alto se ci pensate mantenendo i rapporti, ma facciamo così, quindi quanto fa? Meno 12, ok? Poi faccio il terzo ingresso che sarà per 2 e quindi lo faccio qui su questa qua che mi costa 3 pip e mezzo di grafico e non viene preso, quindi facciamo 6 totali. Ok, quindi su 6 metto il 2%, ma in realtà potrei mettere anche un po' di più, ok? Però mettiamo facciamo il doppio, quindi su 6 entro qui, ad un certo punto mi accelera e
cosa faccio, ragazzi? Potrò splittare, ma visto che sono in recupero, a volte mi viene da tenere un po' di più e comunque punterò ai rendimenti a zero. Rendimento a zero, chiudo quasi tutto e poi uno sfizio me lo voglio provare per andare al pivot dove chiudo tutto. Morale della favola, da qui facciamo finta che così mi aiutate, facciamo prima, qui in close sono 19 pip e mezzo, facciamo 17, facciamo 16, facciamo 15, puliti per 2, fa più 30. Ragazzi, questo per me è l'essenza del trading, cioè non stare mentalmente sul posto di lavoro H24 come, parlo per me, mi capiterebbe andando overnight, overweek. Ok, io qui lavoro quanto? Dalle 1.54 alle 2.33, cioè lavoro, diciamo prima, 40 minuti. Io in 40 minuti mi faccio, per dire, un più 5 pulito, sminuendolo ancora, dove se su 10 metto l'1%, ho fatto lo 0.5, ho fatto lo 0.3%, sì, ma ho lavorato un'ora. Dopo sono mentalmente libero. Ok? Poi, se i calcoli vari sono sbagliati, non importa, è il senso che conta, ok? Anche perché comincio a essere stanco e mi sto dilungando. Il senso è questo. Spero che vi sia arrivato. Poi, vabbè, c'era anche questa. Guardiamo ancora questa, che è anche bella. Ma non tanto perché ha pagato, perché è bella, perché i livelli più sono tirati e più io sto a mio agio. Qua è già tirato, vado long qui sopra. Qui è più tirato, vado long lì sopra. Questo è doppio minimo, lascio perdere. Nuovo minimo in close, vado long qui sopra. Nuovo minimo con close a meno 90. Questa, ragazzi, la compro a priori. Non sto lì a aspettare il breakout. Io lì un cippettino glielo metto. Poi mi va a rompere qui sopra. Quale sarà? Perché a occhio dopo un po'. Questa. Vado long anche qui. Quindi ho già due long. Il secondo mi costa 16, 17, 18 pips, decidete voi se aggiungerlo o no, rendimenti a zero, sono qua, ma probabilmente io già qua così splittavo questa zona qui. Ok? Va bene? Quindi direi che questa per me sia l'essenza del trading, e mi ha concesso il trading stesso di parlarvene oggi, perché per adesso siamo rimasti, ripeto, flat. Sì, adesso ci sarebbe Fred, questa qua, se vogliamo vederla, ma io adesso, e penso che chi mi ha seguito sia già anche un po' stanco, andiamo a mangiare un attimo. Però ecco, questa è entrata proprio adesso, guardiamola un attimo, per dire. Non la faccio, ragazzi, perché non riesco a gestirla in questo momento, perché sono stanco, ok, ho bisogno di staccare un attimo. Però sì, ci sarebbe. Io premetto su Audici HF, attenzione, ho fatto tutti i trade adesso da esempio, però io farei sì, vabbè, questo sicuramente a meno 90. Questo l'avrei anche fatto, questo no, ok? Questo l'avrei anche fatto, cioè quelli sul magenta li faccio su euro dollaro, magari sul cable, ma non me li vado a inventare su altri strumenti che non conosco. Detto questo, vedete che i livelli sono sempre gli stessi su tutti gli strumenti, e quindi è interessante. Poi, se vogliamo andare sull'attualità, dove saremmo entrati? Lo vediamo adesso in tempo reale, però ripeto che non l'avrei mai fatta questa, in ogni caso, indipendentemente da essere stanchi o meno. Qua non ha ancora chiuso sopra, perché è troppo al pelo, quindi sarei ancora flat, ok? Possiamo guardarlo oggi pomeriggio quando rientro, nel senso che adesso non so io che spread ho su Audici HF, però tanto voglio staccare. Però ripeto, per adesso, se io la traccio proprio con la MetaTrader, io non ho avuto una chiara chiusura sopra questo massimo, perché ha chiuso sotto, cioè ha chiuso lì, non ha chiuso evidentemente sopra, quindi sarei ancora flat. Se adesso mi va giù e questo mi va solo così e poi mi va un po' su, ma magari ritornando proprio qui, più o meno qui, e questo mi va più su, non sta facendo quello che dovrebbe fare, e quindi, ragazzi, già automaticamente sono avvisato che vado a cercarne altri di trade che mi piacciono di più, ok? Se invece adesso va su e chiude qui sopra, adesso mancherà qualche istante, allora da qui può essere un long con, se chiudesse lì sopra, uno stop loss, penso, di circa 3 pip e mezzo, 4 pips più 1, 5 pips di grafico più vostro spread. Però deve chiuderli sopra. Adesso io aspetto che chiuda la candela e vi saluto, ragazzi, ok? Così, se c'è segnale, qualcuno vuol farselo, rischiare 5 pips, se lo fa. Però non sa, poi tolgo questa schermata, ragazzi, perché non è l'oggetto del, noi cerchiamo di fare, ripeto, almeno per un bel po' della giornata, trading di gruppo. Quindi in questo momento magari qualcuno che non mangia lo farà, però io vado a mangiare, quindi non è di gruppo, e quindi aspettiamo il pomeriggio. Poi nel pomeriggio, se ci sono degli sbalzi,
di volatilità, un trade lo facciamo. Vedete, non ha chiuso ancora sopra, quindi vi saluto, vi auguro buon pranzo e spero che questo video o queste 2 ore ormai che abbiamo passato insieme vi abbiano, ecco, ripeto, dato degli spunti sui quali riflettere, dipendenti dalla trading room per quanto riguarda sicuramente questo indicatore che, ripeto, ve lo condivido visivamente in trading room, però anche indipendenti nel senso che spunti sui quali riflettere sul discorso quantomeno che secondo me specializzarsi nel trading contrarian sia una cosa che dia più vantaggi statistici che non il contrario. Ad esempio anche NZD/USD adesso sta dando una soglia, se noi, cioè, di tanto lo facciamo oggi, ragazzi, ne abbiamo di situazioni tradabili. Qui NZD/USD non lo vado a prendere su questo meno 50, farei almeno il meno 60, però avremmo fatto un long qui, ad esempio, qui così, primo target era lì, ora quanto era di spazio? 5 pip e mezzo, magari non avremmo avuto modo di metterlo stop a pari, quindi niente, quindi avremmo perso 7, 8, 10 pips, ma che vuol dire neanche niente 10 pips, avremmo perso lo 0,5, l'1% del capitale, e lo lasciamo lì e andiamo a mangiare. Poi adesso si potrebbe valutare qui sopra e tra un po' qui sopra, ok? Poi però con la consapevolezza che da qui se inizierà a salire e questo continuerà a scendere non sta facendo quello che dovrebbe fare, quindi diventa rischioso, ok? Direi che la situazione è chiara. Oggi pomeriggio ritorno in postazione alle 3:30 perché non ci sono dati alle 2:30, altrimenti sono sempre alle 2 in postazione. Poi anche, dai, oggi è il giorno di rientro dalle vacanze, la prendo ancora così e dovrei avervi detto tutto, quindi interrompo il video. Poi se avete domande dopo che avrete visto o rivisto il video, siete in trading room, me le fate oppure via mail. Ok, ci risiamo, ragazzi. Voglio ancora registrare, come vi dicevo prima, un pezzo soprattutto per quella che è stata la giornata di ieri, perché ieri mattina abbiamo fatto il webinar sui rendimenti e vi dicevo, adesso non mi ricordo le parole precise, però vi dicevo, bisogna comunque essere pronti, no, a dei movimenti anche eccessivi da parte dei grafici, e quindi noi dobbiamo essere pronti anche a quelle situazioni che magari sono rare, però ci sono. Detto la mattina, verificato il pomeriggio, e quindi ho avuto un presentimento corretto. Tra l'altro ieri era il mio primo giorno di rientro dalle vacanze ed è stata, insomma, interessante la giornata di rientro, perché abbiamo fatto dei bei gain in percentuale, perché ovviamente le leve sono abbastanza alte quelle che usiamo, e quindi, però è stato interessante. Allora, ieri è stata una giornata interessante perché tutti i grafici, penso che un po' tutti quanti li abbiate visti, si sono mossi parecchio, e ci sono stati dei casi veramente eccezionali tipo GBPNZD, ok? Ne vediamo qualcuno, giusto proprio per lasciarli registrati. Però quello che vorrei dirvi è questo, cerco di dirvelo in più modi, no? Quindi ieri vi dicevo che il trading è un filo sottile, no? A volte il filo sottile va inteso come sembro talmente sicuro da essere arrogante, no? Però qual è la differenza tra essere molto sicuri ed essere arroganti? È un filo sottile, no? Che separa queste due condizioni, e così come altre condizioni. Ad esempio ieri mattina vi dicevo, ci saranno delle situazioni dove bisognerà tenere e delle situazioni dove bisognerà imparare a mollare. Ieri abbiamo tenuto, ma perché avevamo le basi statistiche per tenere, ok? Questo deve essere chiaro per tutti. Detto questo, vorrei farvi ragionare su una cosa: i grossi soldi quando è che si sono fatti nella storia? Quando è che si sono fatti i grossi soldi? I grossi soldi si sono fatti quando sono scoppiate bolle speculative come quella che si è creata all'incirca 2 o 3 anni prima degli anni 2000, quindi 97, 98, 99, 2000, e poi esplosa quella bolla 2000-2001 e la bolla è esplosa e tutto è precipitato, ok? Allo stesso tempo possiamo pensare che quindi lì ovviamente chi tutto saliva, chi percepiva l'idea di una bolla che era lì lì per scoppiare. Poi attenzione a una cosa, lì lì per scoppiare stiamo parlando di un grafico daily, quindi si parlava di giorni, settimane, mesi che si iniziava a percepire che sarebbe
dovuto accadere qualcosa. Poi lo vanno a spiegare in un modo o in un altro a livello macroeconomico, ma tanto i grafici parlavano chiaro, i rendimenti erano eccessivi, ok? Ed è scoppiata la bolla e chi si è messo short. Allo stesso modo, ad esempio, possiamo pensare alla crisi che tutti sicuramente abbiamo conosciuto facendo trading, no? Abbiamo letto del 1929, no? Con una giornata pazzesca sugli indici americani, dove c'è stato un bel crollo, no? Però poi dal 29 cosa è sceso? Cosa sono scesi gli indici americani? Il 1929, 1930, 31, 32, 33, di nuovo anche lì 2-3 anni, no? E poi si è creato un eccesso che era un eccesso di rendimenti e poi dopo, ok, è ritornato a rimbalzare l'S&P 500, eccetera, no? Quindi i grossi soldi si fanno sullo scoppio delle bolle o sugli eccessi di rendimenti negativi. Ma noi tutte queste bolle o eccessi di rendimenti negativi li abbiamo potenzialmente ogni giorno in maniera frattale, quindi questa è la magia della frattalità, perché io posso pensare, guardando ai grafici di ieri, che guardo GBPNZD ad esempio, GBPNZD come tutti gli altri strumenti sui rendimenti, adesso non ne carico più di questi perché l'ho fatto prima e si è piantata la piattaforma, no? Però se voi ci fate caso, GBPNZD, che è forse il campione di volatilità, però anche GBPNZD mediamente sta, ok, su questi rendimenti. Lasciamo stare questo un attimo, vedete che mediamente sta su questi, ok? Anche oggi, che la volatilità è ritornata un attimino più tranquilla, sta su questi, ok? Quindi i 50-60 come canale superiore, il meno 50 meno 60 come canale inferiore, in genere stanno lì dentro. E poi quando andiamo su livelli che ho messo già, vedete, con una intensificazione, no? 70-80-90, siamo già su bolle speculative, e al contrario meno 70 meno 80 meno 90 siamo su eccessi di rendimenti negativi. Allora questa qua, così un po' frattalizzando per così dire il tutto, può essere una bolla speculativa tipo quella 97, 98, 99 su Tiscali, su Seat Pagine Gialle, no, su tutto l'e-commerce, il .com, eccetera, può essere, sì, e poi ad un certo punto è esplosa, è andata giù. Quindi noi qui, ragazzi, dobbiamo entrare short, ok? Non c'è niente da fare. Poi bisogna modulare giustamente le leve, bisogna pensare prima che ti possa andare contro anche ancora un po' da dove si entra, e quindi bisogna avere la capacità di entrare anche altre 2, 3, 4 volte, no? E quindi questo va contestualizzato a quello che dicevo prima, la leva. Quindi va tutto pianificato prima, però qui si entra short. A maggior ragione che, a parte pensare alla frattalità con la bolla del 2000, o vedremo dopo dei crolli con il crollo del 29, no? Che poi dopo hanno permesso delle ampie riprese o dei bei crolli, ecco, noi qui entriamo short, perché se noi mediamente vediamo che già i rendimenti qui li senta e reagisca al prezzo, figuriamoci qui. Quindi questo è importantissimo. E soprattutto, come vi dicevo questa mattina, se io fossi su un titolo azionario specifico che magari da qui fino a qui in giornata sta facendo il più 20%, magari potrei anche non entrare short in questa zona o avere almeno due dubbi, ok? Perché un titolo non è necessariamente, anche i titoli americani che sono super capitalizzati, però possono essere manovrati decisamente, parliamoci chiaro, no? Avrei due dubbi. Su un indice tipo il DAX, eccetera, avrei ancora un dubbio, perché comunque anche un indice potrebbe, dopo un eccesso del genere, ancora andare in laterale, ancora sparare un po' prima poi magari di scendere, ok? Ma nel Forex dobbiamo avere zero dubbi. Poi io uso il plurale, dobbiamo, io ce l'ho lo zero dubbio. Poi quando entro qua short, ragazzi, non è che non me la faccio sotto, perché con certe leve un po' di brividi li proviamo tutti, però ho zero dubbi. Cosa vuol dire ho zero dubbi? Che la devo fare, ok? Proprio ritornando al discorso dei sistemi automatici, qui il sistema automatico programmato entra, io a mano devo anche entrare e devo avere zero dubbi. Perché devo avere zero dubbi? Perché nel Forex, a parte che i rendimenti,
quindi le percentuali di crescita o di perdita non saranno mai quelle di un indice e manco di meno quelle di un titolo azionario. E perché nel Forex esiste questo collante che tiene insieme tutte le monete. Dopo ve lo faccio vedere bene, anche questo è il senso di questo pezzo di video per concludere quello di ieri. Questa colla esiste perché altrimenti salterebbe tutto il sistema monetario mondiale. E siccome non salterà mai, ragazzi, perché non potrà mai saltare, è evidente, allora è evidente che eccessi di rendimenti nel Forex siano da tradare in contrarian sempre, finito, basta, ok? Quindi qua pensiamo allo scoppio della bolla del 2000 e poi ieri chi è che potrebbe essere invece sceso? Adesso non mi ricordo, beh, saliva euro dollaro, USD yen sarà sceso, ecco. E qua pensiamo alla crisi del 29, così per fare mentalmente un lavoro no? Di associazione. Qui, ragazzi, non ci sta USD yen, non può star lì, ok? Non può stare, perché anche USD yen, se noi lo guardiamo oggi, qui sente e almeno ci dà modo di prendere qualche pips. Qui non ha toccato magari livelli proprio estremi, ma anche qui, ve l'ho fatto vedere stamattina, i 10, 12, 15 pips li prendiamo, ok? Questi livelli li sente, quelli magenta, anche il giorno di qua, qui rimbalza, ok? Qui apre in gap down, tende a rimbalzare, questo un po' lo sentirà. Io sto parlando di rimbalzetti di 10-15 pips, non necessariamente di inversione. Comunque si vede che i livelli li sente. Bene, allora se questo 50-60 o meno 50-60 viene sentito su tutti gli strumenti, abbiamo visto ieri anche il DAX, lo guardiamo anche insieme, allora qui, ragazzi, è long. Ok, quindi questo è proprio un video per dirvi che lì è un long. Poi certamente dobbiamo moderarci come leva, però è un long. Anche su più ingressi. Vediamo se mi dimentico qualcosa. No, non mi dimentico nulla. Quindi lì è un long, l'altro grafico di prima era uno short a priori. Poi ieri mattina, così per completare, e vediamo solo questo. Poi le operazioni che potremmo vedere di ieri sono tantissime, ce ne sono state un'infinità, però vi vorrei far vedere euro dollaro subito con il pattern, quello che abbiamo, ripeto, trattato ieri mattina, anche per chi così non c'era lo vede adesso e poi chi lo rivedrà in video va bene uguale, in differita. Allora io ieri mattina, senza poter sapere che nel pomeriggio sarebbe capitata questa roba, ok? Ho detto, ragazzi, nelle vacanze ho pensato molto al fondo LTCM, eccetera, e quindi dobbiamo trovare una situazione dove possiamo tradare anche senza stop loss, ma una situazione dove possiamo anche eventualmente avere uno stop loss. E quindi troviamo un punto di ingresso interessante. Ok? Allora è venuto fuori di entrare in questa maniera. Vi faccio vedere l'ingresso che in realtà ieri non abbiamo fatto, perché noi ieri siamo entrati prima, poi abbiamo chiuso bene e sono contento. Però se noi avessimo aspettato solo il pattern che vi ho fatto vedere ieri mattina, ok? Detto questo, eccolo qui. Allora, il pattern che vi ho fatto vedere ieri mattina, che cosa mi avrebbe fatto fare? Mi avrebbe detto: guarda, questa candela tocca già un eccesso, quindi tu entra in close di una candelina dei rendimenti sotto questo minimo. E non è stato fatto. Questa mi fa un altro eccesso, il livello è questo. Questa mi fa un altro eccesso, il livello è quello. Ok? Quindi, nel momento in cui la candela dei rendimenti chiudeva questa qua sotto questo minimo, da lì scatta lo short. Poi qui ci sarebbero da aprire 4-5 parentesi, facciamolo velocemente, nel senso che quando io entro qui in un mercato normale, e basta che voi vi riguardiate il video di ieri, no? Quando io entro qui e da qui a qui ci sono 6 pips, 8 pips, 10 pips, 15 pips, è intelligente secondo me proprio usarlo per entrare qui, questo metodo, e avere anche uno stop loss là sopra ed eventualmente rientrare come vi ho fatto vedere negli esempi di ieri. Ma ieri era una condizione dove dobbiamo ricordare la prima regola del trader, che è la sopravvivenza, e quindi ieri è una giornata dove alcune regole devono essere non rispettate. Quindi cosa voglio dirvi? Che io ieri poi sulla fine, e abbiamo visto poi gli ordini che vi ho passato, no? Quando abbiamo finito la giornata, sono entrato poi a breakout qui, anche perché ero entrato anche prima, no? Però se fossi entrato qui, quindi sono entrato a breakout per aspettare un'ulteriore conferma, visto che andavo ad aggiungere volume a volume short che già avevo, no?
Quindi quello che volevo dirvi è che se io fossi rimasto flat o fossi arrivato in questo minuto qui e fossi entrato lì short, siccome c'erano fino al massimo 50 pips circa, mai e poi mai avrei usato tutte le regole di questo pattern. Avrei usato la regola questa qua per entrare short, ma non avrei usato la regola dello stop loss là sopra, perché l'ho già detto in altri webinar, poi ve lo andrò a rispiegare, ma il discorso è questo, togliendo lo zoom un attimo. Noi abbiamo in mente i vari range medi, eccetera, no? Di tutti gli strumenti. Quindi se io entro, facciamo finta per farmi capire, se io entro short qua in questa zona, perché magari dico ha fatto un massimo, ha rifatto il doppio massimo, sta facendo triplo massimo ed entro short qui. Ok? Qui entro short. Se io entro lì short, no? A livello matematico e anche statistico, entrambe le cose intervengono, ok? Perché sia una questione di casi che una questione di numeri e ovviamente di rendimenti. Allora, se io entro short qua e decido di usare uno stop loss, dobbiamo usare, poi io parlo così al plurale perché mi piace coinvolgerci tutti come trading room e non solo eventualmente. Però, ripeto, se noi entriamo qui, usiamo quegli stop loss che io definisco e ogni tanto utilizziamo, o parte o parte. Quindi se io entro short qui, o parte subito oppure mi stoppo poco sopra. Facciamo finta graficamente, mi stoppo qui. Ma se io entro short qui, raccontiamola in un modo che può anche capitare, e vado un attimo in bagno, no? E quando arrivo dal bagno, sì, mi sarei stoppato qui, ma lo vedo qui. A questo punto, ragazzi, sommando le conoscenze che abbiamo del Forex, che è una scatola chiusa tra le che chiude le varie monete, che oltremodo certi rendimenti non saranno mai fatti, ok? E che gli elastici tesi chiamano sempre il contrarian. Allora, se io non mi sono stoppato qui per mille motivi, perché non l'ho voluto fare o perché in quel momento non potevo farlo perché mi ero alzato un attimo e non c'ero, arriva qui. Non solo qui è sbagliato stopparsi, ma è giusto addirittura fare il contrario, compatibilmente con il capitale, e quindi ritorniamo al discorso di essere capitalizzati o comunque di scegliere opportunamente le leve. È giusto andare ancora short e ancora short, come poi sulla fine ho fatto ieri, ok? Perché noi, mediamente, e poi chiudo questo discorso, poi lo riaffronteremo perché il discorso dello stop loss è molto importante. Noi magari prendiamo, facciamo finta che vogliamo andare long, siamo andati long una giornata che apriva qui, saliva un po', poi scendeva, ad un certo punto siamo andati long qui e noi ci ricordiamo di quelle volte che, o meglio, diciamolo ancora diversamente, cosa succede in genere? Che noi se entriamo long qui, non noi della trading room, per fortuna, però noi trader, soprattutto che siamo agli inizi, quindi ognuno di noi si deve fare la propria esperienza, però chi è qui da un po' di anni, questa cosa l'ha vissuta, questa esperienza se l'è già fatta, quindi parlo anche per me, cerco un po' di trasmettervi questo discorso dello stop loss. Quindi, cosa potrebbe capitare a chi è agli inizi? Perché ancora magari non sta proprio ancora troppo a suo agio sui mercati. Stare a proprio agio sui mercati quando si fa trading e siamo lì davanti ai monitor, quindi non lo stiamo facendo fare ad una macchina, comunque non è una condizione che verrà probabilmente mai raggiunta al 100%, perché è chiaro che se io inizio con un capitale 1 sono agitato, ad un certo punto col capitale che cresce arriva a 1,5 starò sempre a mio agio, però se vedo che sono bravo magari in qualche maniera il capitale di 1,5 poi arriverà a 3 e poi arriverà a 10 e poi arriverà a 20 e bla bla bla. Quindi sulla fine è vero che aumenta la mia esperienza, ma è vero che rimarrò in campo con più capitale e quindi comunque i soldi che vedrò muoversi in su e in giù saranno di più e quindi il coinvolgimento rimarrà sempre. Perché non rimanga, deve crescere il capitale, arriva a 100 e io con 100 trado di nuovo con 3 e allora lì ovviamente trado tranquillissimo, però allo stesso tempo non raggiungo magari gli obiettivi che ovviamente sono naturalmente cresciuti. Detto questo, quando si entra qui, magari uno dice: ma entro qui perché mi piace, e quando si entra lì, psicologicamente si visualizza questo. Ovvio che si visualizza questo. E quindi, mentre si entra e si visualizza quello, si è anche tranquilli nel dire: ma entro qui e mi stoppo qui. Ma perché noi pensiamo che subito salga, se no non saremmo entrati. Ma se noi entriamo nel punto X e subito non sale e scende, non ci viene forse così naturale subito stopparci. Se l'abbiamo messo in macchina e ce lo prende, è fatto e va bene. Ma se siamo lì col ditino pronto, non è detto che si riesca a cliccare. E allora a volte si comincia a dire: ma adesso sta scendendo, cosa faccio? Ma lo stop loss lo metto qui. Poi
la mente ti fa dire, però qui è ancora un po' vicino, mettilo in un punto dove sei più tranquillo e lo metti qui, ma qui sono tranquillo, no, e lo metto qui. Ecco, più facciamo questo lavoro, cioè cerchiamo di mettere uno stop loss in una zona di tranquillità psicologica, e più facciamo un errore matematico, perché se entriamo nel punto X o ti stoppi qui, se non sale subito, oppure non conviene più stopparsi qui, qui è ancora di meno più distante, perché per la volta che entrando qui e noi non stoppandoci qui in chiusura saremo qui, ci sono molte più volte che, ripeto, basta fare dei test, ragazzi, non è che sto dicendo chissà che cosa, ci sono molte più volte che il prezzo comprato nel punto X sarà andato nel punto Y, ma non chiuderà nel punto Z. Perché è rarissimo chiuderà nel è raro che chiuda nel punto Z, molte di più uno stop loss che io avrei messo nel punto Y, seguendo questa trafiletta psicologica, in realtà verrebbe sarà battuto, ma poi il prezzo chiuderà qui, chiuderà qui, chiuderà alla pari o chiuderà addirittura in gain. Quindi per la volta che anziché stopparmi qui e perdere questo e perderò invece tutto questo, ci saranno molte più volte dove andrò poi addirittura a guadagnare, chiudere alla pari o perdere di meno, perché magari qui addirittura avrò incrementato. Quindi attenzione, ora non dico di lavorare così su tutti i mercati, ad esempio nel Forex sì, e non dico di lavorare nel Forex così a caso, nel senso, è salito tanto, quindi ho sentito dire da Fabri che più sale e più è sbagliato stopparsi, allora continua a vendere, 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 poi il giorno dopo, poi dopo un po' mai laterale, il giorno dopo spara ancora e saltate. No, attenzione, perché per andare in contrarian ci vuole ovviamente un qualcosa che si sia dimostrato nel tempo valido per farci andare in contrarian. Quindi io utilizzo in questo caso, ripeto, i rendimenti. Qualcun altro userà degli oscillatori dell'analisi tecnica che io sconsiglio di utilizzare, però ognuno faccia quello poi che meglio crede, e quindi questo è un punto. Ad esempio, quindi questo è il discorso. Allora, se noi ieri avessimo applicato, comunque abbiamo fatto una buona percentuale andando short, però se noi ieri avessimo applicato il pattern nudo e crudo, allora noi saremmo entrati, ripeto, su questo breakout. Quindi in questa close, con stop loss là sopra, 2 o 3 pips là sopra, anche 5 se la volatilità aumenta, in volatilità normale 1, 2, in volatilità aumentata 2, 3, anche 5, o comunque sempre 2 ma pronti a rientrare, e i rendimenti poi sono andati a 0 qui, e quindi questa era la tradata. Ok? Chiaramente da qui a qui ci sono più di 30 pips, in 3 minuti ovviamente, ragazzi, mi conoscete, io li avrei presi, infatti li ho presi, ok? Quindi detto questo, era per concludere il video e ripeto, trasmettervi il discorso che probabilmente molti di fronte ai mercati, molti piccoli, perché i grandi non fanno testo in tal senso, molti piccoli di fronte a mercati del genere, magari a priori decidono di star fermi perché l'alta volatilità è pericolosa, perché qui, perché là, va bene tutto perché ognuno di noi deve crearsi il proprio metodo di trading, però noi, come diceva ieri Francesco, mi ha colpito questa frase, ma effettivamente è quello che facciamo, noi invece stiamo flat magari per grande parte del grafico, entriamo nei punti dove magari la maggior parte poi si prende paura e o sta ferma o che ne so, ok? E invece noi sulla bolla entriamo short, sulla crisi entriamo long. Quindi pensiamo a quello che è successo in maniera frattale proprio su grafici giornalieri per giornate e anni interi. Quindi questo è il discorso. Poi non è che andiamo in contrarian a priori, perché deve crearsi, ripeto, un elastico dei rendimenti teso. Ad esempio, che ne so, se io prendo indietro queste 2 giornate che hanno anche sparato, no? Se io prendo il 20 di agosto, ad un certo punto da qui è partito un bel ciclo, no? È andato su, eccetera, eccetera. Ma io, in tutta questa salita, a parte qua, che comunque vedete mi dà modo di minimo minimo prendere un laterale e comunque di non perdere, poi a quell'ora lì non è più la cosa migliore operare, io in tutta questa salita non ho avuto mai, mai degli eccessi. Ok? Il giorno dopo, che è ancora salito l'euro-dollaro, io ho avuto qui un eccesso che in qualche maniera ha pagato, ok? Ha pagato in due sensi ha pagato sia in termini di prendersi dei soldi e ha pagato, ha scontato, no? Ha pagato, ha scontato, altri termini non mi vengono, l'eccesso del grafico. Però poi quando è salito, vedete che non è mai andato
Solo qui è andato, però poi anche qui un po' di discesina, ok? Quindi questo è importante. Se io vi faccio vedere il DAX, che abbiamo deciso di iniziare a seguire, se io guardo, poi guardiamo la giornata di ieri, se io guardo anche qui il DAX, ad esempio, poi qui parte da qui l'indicatore, perché non gli faccio caricare troppe candeline, perché ne abbiamo già tanti caricati e poi intasa un po' la piattaforma. Però se io prendo questa discesa, che a occhio e croce, come guardavamo stamattina, potrebbe essere di un 3%, in un 3% di DAX, di discesa del DAX, vedete mai andare i rendimenti a toccare una soglia per farci entrare long? Assolutamente mai. E nel momento in cui io abbia questo gap down, oggigiorno tutti noi sappiamo che il gap down verrà chiuso andando al rialzo, il gap up andando al ribasso, bla bla bla. Però oggigiorno, avendo capito che la soglia dei rendimenti su praticamente tutti gli strumenti dove l'ho messi, anche il gold, per farne un altro esempio, si viaggino tra questa fascia magenta e quella superiore, ok? E che quindi quando andiamo ben sotto i meno 90, no? Andiamo a meno 150, per esempio, qui siamo andato a meno 150. Un meno 150 oggigiorno, ragazzi, per me è un segnale long, finito. Per me rappresenta, posso mentalmente pensare, ah, la crisi del 29, dopo si risalirà, ok? E quindi posso andare a prendermi questo long, va bene? E quindi questo è interessante, perché il DAX ogni giorno riapre, perché chiude, non è aperto H24, e quindi può ogni giorno darci una situazione tradabile. Anche qui c'è un gappino che viene preso, ok? E poi nella giornata di ieri, se la zoomiamo, vedete che comunque quando siamo andati sui rendimenti così, noi un rimbalzino, perché non ci interessa prendere l'inversione, lo abbiamo sempre avuto. Ok? Quindi questo ieri, per chi non c'era, lo dico adesso, poi comunque riguarderete il video, ho detto questo video potrebbe essere intitolato, per quanto mi riguardi, l'essenza del trading. Per me questa è l'essenza del trading, ok? Quindi in queste zone diventare più o meno chirurgici, e ieri vi ho spiegato 2-3 modalità per entrare, perché quelli sono i punti dove entrare. Quindi non ci dovrebbe interessare tutto l'andamento durante tutta la giornata, fino a quando stiamo tra le linee magenta, tipo come oggi il DAX, che è stato su livelli veramente bassi, ok? Cioè, veramente bassi, qui vedo un 47, avrà fatto 45, però non vedo il 50, che ovviamente c'è quando il rendimento andasse su, la scala si sposta, no? Quindi io oggi il DAX, non lo conosco, non so, può andare su, può andare giù, non mi interessa. Ma se oggi il DAX andrà a 50-60 o meno 50, meno 60, so dove dovrà andare, so che avrò lì un'importante situazione da comprare o da vendere, ok? Quindi questo è importante. Bon, questo era per concludere il video. In realtà ieri è venuta fuori ancora una piccola chicca che secondo me vale la pena valutare. Poi, tra l'altro, ogni giorno ci possono essere dei segnali, perché ogni giorno, questo abbassiamolo, questo, cioè, mettiamo, come mai non scorre, ah, perché non c'è lo scorrimento. Ecco, ogni giorno ci possono essere degli strumenti da comprare o da vendere. Ora non vogliamo fare un trading stra eclatante, quindi tradare tutti questi strumenti, però quando questi strumenti vadano oltre le soglie magenta, allora è interessante, ed è da lì che noi abbiamo anche un trading organizzato a priori, perché la maggior parte delle volte, ragazze e ragazzi, che i rendimenti vanno a fare degli eccessi, quando è che capita? Sul rilascio dei dati macro, anche sulle news, ma le news non sono ovviamente prevedibili, i dati macro sì. Quindi domani ad esempio alle 2:30 abbiamo dei dati che abbiamo anche già analizzato e sappiamo tra l'altro cosa dovrebbero fare sul dollaro. Se domani alle 2:30 noi avremo questa schermata e o l'euro dollaro o il cable o l'AUD dollaro o il dollaro yen, il dollaro CAD andranno a toccare su o giù, noi sapremo già cosa fare, basta, finito. Non è, senza conoscere l'andamento dell'economia, senza conoscere nulla, perché questi eccessi nel Forex vengono pagati da, non vengono in genere mantenuti, ok? Magari c'è solo un breve rimbalzo, però quello è quello che ci basta per uscire. Se, questa mattina vi dicevo, non andiamo a vedere tutti i segnali che ci sono stati stanotte, perché ce ne sono stati, per dire, parecchi, però
guardiamo questo, perché è l'unico che ha la linea verde, è stata toccata e poi è ancora andato giù. Andiamo a vedere USD Yen, giusto da far capire a tutti un attimino com'è il nostro trading. È così, guardate, io zoomo. Tra l'altro poi anche ieri, ripeto, adesso ieri è chiaro che situazione, come vi ho fatto vedere il gap down sul DAX che è arrivato a 152, ieri è quanto è arrivato il rendimento qui? A 144. E a 100, dai 140 in giù, ok, ci siamo capiti. Se vado a vedere, poi ritorniamo qui. GBP NZD ieri, che forse è stato il record, è andato a più 190, dicevamo, 192. È chiaro che io vado già short qui. Da qui mi va contro di un 8% a leva 1, più o meno, meno 8%. È questo che bisogna essere pronti, però lì dobbiamo pensare a tutte le volte che quando c'è stata una crisi si parlava in televisione del peggio ancora, no? Sembrava tutto andare ancora peggio di quanto già i grafici avessero detto. Oppure quando c'è stata la bolla sembrava che i titoli, io erano i primi anni di trading, no? Io sentivo dire, soprattutto quando magari andavi al borsino in banca, eccetera. Ah, questo titolo ha già fatto il 100%, ma dovrà ancora fare un altro 100%, no? Ale, tutto dovrà salire. Ad un certo punto, pum, è scoppiata la bolla, no? Quindi io qui chiaramente devo essere marginato, no? Poi GBPNZD non è uno strumento che tradiamo in modo particolare, perché, ripeto, qua può esplodere così, ma tutta questa salita è una opportuna. Anzi, è una opportunità, scusatemi, è una chiara opportunità di short. Quindi short qui e short ancora qui. E in 3-4 minuti, 10 minuti, porto a casa. Ok? Tra l'altro, questo è un trading che, ripeto, è proprio fa il caso mio, perché a me piace tradare pochi minuti, faccio la mia percentuale, poi esco e ho la testa libera, perché altrimenti mi dovrei portare dietro sempre il lavoro. Allora portatelo dietro una sera che esci e vai a fare una cosa, portatelo dietro un'altra sera che esci e fai un'altra cosa, portatelo dietro nel weekend, dopo un mese sei stressatissimo. Invece io me lo porto dietro per 20 minuti e dopo ho finito. Se mi va di fare ancora trading, aspetto semplicemente seduto lì davanti alla finestra un'altra situazione. Se arriva la trado, se non arriva, pazienza. Ok? Quindi questo su GBPNZD. Detto questo, il segnale, ad esempio, di stanotte, alcuni saranno vere e proprie inversioni, no? Tipo appunto questo qua ieri potevo comprare qui questa close e ricompro anche qui. Ieri è successo tutto insieme, non si poteva tradare tutto, no? E da qui vedete che ci sono dei gap? Questi sono gap di fuga, perché qui c'è un elastico che è così tirato che se fosse una fionda sparerebbe a 2 km, e quindi questi sono punti di ingresso, i gap up in questo caso sono gap di fuga verso dove? Verso il ritorno a zero dei rendimenti. Ok? Poi anche qui posso decidere di entrare, ma non è il caso di ieri, lo vediamo invece sul caso di oggi, con uno stop loss. Quale sarebbe il mio stop loss? Allora io sopra di questa entrerei, poi questa fa un nuovo minimo, addirittura chiudendo sui minimi, su una soglia pazzesca, quindi qua si entra, ragazzi, ma se non entro lì, o se entro lì, posso entrare anche sopra questo massimo, in questa close, ma se qui mi apre in gap up, entro direttamente in gap, qua. Quando entro qui, so già che punterò ad arrivare a zero con i rendimenti e avrò eventualmente uno stop loss qui sotto. Ma io qui sotto, nel caso specifico di ieri, anche per questo voglio registrare questa parte. Io se entro qui, quanto era lo stop? Circa 80, 90 pips. Ma col cavolo che io mi stoppo lì sotto, perché se io entro qui e mi va qui, io qui guardo un attimo se comprare subito, se vedo uno stop running di tutti quelli che se la stanno facendo sotto e stoppano, oppure se è un trend ancora veritiero che però comunque con i rendimenti così dovrà ritornare su. E quindi qui o compro subito, tipo se ritorna qui, o se va ancora giù, compro lo stesso se va ancora giù, sfruttando le close magari sui minimi, che sappiamo tutti ormai essere un pattern long e non il contrario. Andando oggi, che non è una giornata come quella di ieri, quindi è più normale, questo è un tipo di trade che noi possiamo fare, ad esempio. Adesso non lo facciamo perché sono le 2, le 3, le 4 di notte, le 6, non lo so, però cosa succede? Io vedo che, ripeto, su euro dollaro usiamo le linee magenta, ma perché su euro dollaro abbiamo anche lo square, abbiamo l'ipotenusa. Adesso a settembre faccio codificare un'altra idea e rimarrete
veramente stupiti, perché ci dice quando andare in contraria e quando andare in trend. Quindi chi vorrà tradare in trend, io non lo farò, però voi potrete tradare, se siete abitué del trend, anche in trend. In realtà potremmo farlo, trend più matrix, ad esempio, no? Però a parte questo, la candela che più è significativa è questa qua. Traccio il massimo, o quella dopo, o sicuramente questa, chiudono sopra. Ok? Allora io qui vado long, ma qual è il mio stop loss? 2 pip sotto questo minimo. Abbiamo detto stamattina cos'erano 8 pip e mezzo, 9, 10, 12 pips, meno 12 pips. Quindi se io entro qui e mi va 2 pips più spread, per essere tranquilli, qui sotto, io perdo 12 pips. Cosa vuol dire ho perso 12 pips? Non lo so, decidete voi, ho perso lo 0,1%, lo 0,5%, l'1%, il 2%. Dipende, dipende. Lì dipende, decidete voi, ma quello che potete usare è sapere a priori che perderete 12 pips. Ok? Bene, allora entro qui, facciamo con uno 0,5%, e nel momento in cui io sia più o meno qui, che credo siano 12 puliti, più o meno a occhio, allora io qui sono più 0,5%. Ok? Allora ho lavorato un minuto, perché qui l'ho preso in close, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti. 7 minuti di lavoro, finito, ho preso lo 0,5. Dopo, se vado a fare la spesa, se vado a fare sport, se vado a fare qualsiasi altra cosa, non ho la testa sul trading, ok? Ho la testa su quella cosa nuova che sto facendo. E questo per me è vitale, perché del trading e poi andare a fare un'altra roba e avere la testa ancora sul trading, non lo so, sulla fine fai male due robe, mi verrebbe da dire. Per me, perché io sono così. Ok? Non tutti saranno evidentemente così, ci mancherebbe altro. Ok? Poi qui in realtà ha continuato a scendere, no? Però noi è qui che facciamo, che colmiamo la nostra inefficienza e portiamo a casa la nostra percentuale in pochi minuti, non c'è bisogno di stare dentro tante ore. Ok? E poi tante volte vedrete questo effetto triangolo, perché ripeto, comunque qui scendeva e qui qualcosina questa divergenza vorrà pur dire. Quindi questo era ad esempio un tipo di trade. Poi come questo ce ne sono infinitamente degli altri. Ad esempio ieri, sempre su euro-dollaro, tanto per dirne uno, prima che succedesse quello che è successo, se voi ci fate caso, qui così, zoomiamo, però senza spostarci troppo. Ecco, qui così, cosa è successo? È successo che ha sparato su, non si sa il perché, per dire, no? Il rendimento, noi non sapevamo che sarebbe arrivata una volatilità pazzesca come quella che poi è arrivata, e quindi un tocco del 50 e questa spike per me è un segnale di un elastico teso. Allora cosa faccio? Traccio questa linea qua. Se qui avesse aperto ancora un po' di più in gap down, potevo entrare in gap down, se no entro qui in questa close. Quando entro qui, entro sulla fionda che ha tirato indietro, no, l'elastico, e adesso l'ha lasciato, quindi ha sparato, qui sta sparando, e quindi entro a favore di un proiettile, di un cuscinetto a sfera, di una pietra sparata da una fionda, quindi mi sembra interessante entrare da quella parte, quindi entro in questa close. Ripeto, qua, se questo spazio fosse 10, 12, 15, posso farlo molto più pesante anche con uno stop. Se invece è di più, sono 26, 27, posso comunque marginarmi su 27, 28 e non necessariamente qui, qualora andasse subito su stopparmi, ma riservarmi di guardare un attimo il divenire, perché avrò nuove info. Comunque da qui entro sulla pietra lanciata verso il basso dei rendimenti a zero. Target anche un prezzo, un livello di prezzo. Ecco, questo è il nostro trading. Cioè, io qui su 25 pips, facciamo 30, mi margino di nuovo 0,5%. Da qui a qui ci sono 30 pips, a occhio mi sembra di sì. Faccio in 1, 2, 3, 4, 5, 6 minuti lo 0,5%. Dopo, ripeto, cosa per me importantissima, vado a fare la spesa e non me ne frega niente che magari arriverà una news dalla Grecia, dalla Cina, da Draghi o da chissà che cos'altro. Ok? Ultima cosa che ieri è stata interessante e sembrerebbe esprimere tutto questo concetto del collante, della parità del potere di acquisto, ve la dico come l'ho detta prima per spiegarmi, se ieri io non avessi avuto davanti agli occhi il currency screener, se non lo avessi avuto davanti agli occhi, quindi queste sono le 8 monete principali, poi pian pianino si metteranno anche magari tutte le altre, perché in realtà anche le secondarie, anzi vi do una piccola chicca, sono più le monete secondarie da tenere d'occhio, perché
senza far nomi specifici, ma le monete secondarie le conoscete tutti, quelle lì probabilmente sono veramente non oltremodo tradate, ma oltremodo si muovono. Perché? Perché fanno parte della scatola Forex, ok? E quindi da lì sto notando delle cose molto interessanti. Chiusa questa parentesi, cosa mi avete fatto notare voi ieri in Trading Room? Proprio questa compressione, cioè monete espanse, monete compresse. Allora, se io non avessi avuto davanti agli occhi il currency screener e qualcuno mi avesse chiesto: Fabri, così ti faccio una domanda, ma secondo te, dopo che c'è stata la sparata, da qui in avanti, no? Ma si fosse lì a parlare un attimino, no? Da qui in avanti, secondo te, come sarebbe disegnato il currency screener? Io di sicuro avrei detto, di sicuro non so quali, però ci saranno delle monete forti e delle monete deboli. Di sicuro vi avrei detto questo, ok? Ed è per quello che mi ha stupito, invece, vedere tutte le monete compresse. E queste monete compresse su rendimenti eccessivi mi fa pensare che qui, tra questa espansione e questa contrazione, siano entrati software non di grosse sim o di grosse istituzioni, però tendenzialmente private, eccetera. Cioè qui sono entrate le macchinette, i software delle banche centrali o addirittura, dicevo, di livelli superiori, delle persone che in poche parole controllano, fanno sì che il sistema monetario mondiale regga, e quindi lo devono far reggere perché conviene a loro, per mille motivi, e quindi intervengono quei software. E questo grafico, ecco, mi fa pensare a questo. Poi personalmente, magari a voi fa pensare altro, non vi fa pensare a nulla, va bene uguale, però andrò ad esplorare questa cosa, cioè rendimenti alti in positivo e in negativo su una compressione generica delle monete probabilmente è una formula molto interessante per ulteriormente andare in contraria, ok? Ora mi dovrò prendere i giusti tempi, dovrò codificare che cosa voglia dire avere le monete compresse rispetto alle monete espanse, per magari, ripeto, evidenziare tutto questo semplicemente solo più con una linea, quindi un altro indicatore che entrerà a far parte delle mie analisi. E proprio come appunto ieri qualcuno poi mi confermava che gli era piaciuto l'esempio della cabina di pilotaggio, cioè è ovvio che ho mille robe davanti agli occhi, però ragazzi le ho messe pian pianino nel corso dei miei 19 anni di attività, quindi siccome metti una cosa alla volta ormai no, voglio dire, come se io dovessi imparare oggi mille parole di una nuova lingua, lascerei perdere. Sarebbe meglio impararne una, due o tre parole, allora ce la potremmo fare tutti, no? Però e quindi voi mettetevi nella condizione che se siete noi della Trading Room datevi il tempo di impararne tre parole al giorno, poi dopo qualche giorno avrete capito tutte le parole che ci sono qui su questi grafici, ok? E quindi vedrete che vi torneranno utili, perché ripeto, non è che più ho strumentazione e più posso tradare meglio, però io metto davanti ai miei occhi tutte le cose che mi servono per prendere decisioni importanti. Siccome stiamo facendo dei risultati molto interessanti, anche ieri una giornata dove magari molti hanno fatto uno stragain perché anche un po' di fortuna erano dalla parte della sparata, però molti avranno più che sofferto, noi ce la siamo cavata di nuovo ligiamente andando di nuovo in contrarian, ok? Quindi tutte queste strumentazioni per me sono fondamentali, quindi questo currency in realtà lo levo perché tanto era solo proprio per farvelo vedere, tanto noi ce l'abbiamo ogni giorno nella nostra trading room che è di qui, abbiamo ormai una doppia trading room, quella che avete visto adesso, lo dico, ribadisco per i nuovi, è quella che usiamo sulle news o sui dati macro. Questa invece è quella abituale. Ah Fabri, quanti colori? Va bene, ma ripeto, si tratta di imparare quasi una nuova lingua. Una volta imparata la si parla e si ha piacere nel conoscere più o meno vocaboli. Io credo di più, no? Detto questo, tanto che facciamo un giro qui, ripeto, ieri la compressione l'abbiamo avuta qui, che è uguale a quella che vi ho fatto vedere sul time frame un minuto, l'avete notata, grazie che me l'avete segnalata, perché ci ragioneremo. Detto questo, tanto per concludere, ieri Mateca ha fatto una bella operazione, vedo che anche oggi se l'è cavata bene. Ieri questo è lo short di Mateca, target qui,
sono 100 e qualche pips. Oggi long qui, target qui, un minimo di tolleranza, ragazzi, e direi che non si debba più perdere. Quindi anche Mateka, ripeto, continua a fare il suo, anche in condizioni di mercati, concedetemelo, un po' particolari. E poi volevo solo finire il video registrandovi anche i livelli dello square, perché i livelli dello square sono, diciamo, li vediamo qui, no? Però disegnati così, no? Per forza di cose, su due dimensioni, diciamo, però in realtà il tutto qua è tridimensionale, no? Quindi i livelli dello square sono dei livelli che all'interno della scatola Forex si trovano magari qua così, ok? Per intenderci, qua così, sono vari strati, no? All'interno di questa scatola, e quindi vengono sentiti in andata e in ritorno, perché viaggiando, rimbalzando qui dentro le monete, li devono per forza sentire, risentire. Quindi, ripeto, o li sentono subito o li ritestano. E ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma, che era difficile magari da credere, ma lo faccio vedere apposta, perché siccome di nuovo l'abbiamo vista ieri, allora ragazzi, anche qui, ripeto, sull'euro-dollaro stiamo combinati veramente bene. Se noi andiamo a prendere i livelli di ieri, vi faccio vedere come ha lavorato ieri. Allora, noi i livelli dello square, nel blog c'era già anche un video, poi ve lo cercate, se no chi entra di Roma li tradiamo praticamente ogni giorno, dopo un po' si imparano. Allora, i livelli dello square sono quelli da usare quando sono rossi e quando sono un po' lunghette queste strisce, ok? Cosa vuol dire sono un po' lunghette? Almeno che questa linea sia presente sul grafico da 12 candele, quindi un'ora. Allora, quando è presente in questa scatola tridimensionale che è il Forex, qua io vado short, target, la mediana. Rimane sempre valido, eh? Qui arrivo short, primo target in realtà è sempre la mediana delle Bollinger, poi questo qua, quindi qui di nuovo preso, poi la Bollinger bassa, i vari target ovviamente. Poi cosa faccio? Rivado short anche qui, riprende il target, rivado short anche qui, cavolo, accelera. In realtà non vado short a priori sul livello, quindi si può entrare short qui, dove qui vi ricordate c'erano i rendimenti quando collimano tutte queste dinamiche. È lì che serve avere tutta la strumentazione, ok? Va bene guardare il prezzo, ma oggigiorno il prezzo lo vedono tutti, è quello che non vedono tutti che serve, è quello il discorso. Però allo stesso tempo è più facile, perché poi questa è un po' la realtà, è più facile, ragazzi, divulgare l'analisi tecnica, perché è una cosa disegnata e la si fa tutti quanti. Difficile invece creare determinati algoritmi e soprattutto anche un grazie, un bravi, insomma, a tutti i programmatori, perché anche far prendere su euro-dollaro dei dati da altri grafici, ecco, non è così facile per tutti, insomma, sicuramente non per me, no? Quindi è un po' più complessa la situazione, però ragazzi abbiamo dei punti di vista che difficilmente si potrebbero avere, e quindi l'importante è mettere giorno per giorno insieme tutti i pezzi, poi dopo qualche settimana si parla completamente, perfettamente la lingua. Allora, ripeto, short qui anche sui rendimenti e retest di questo livello, nonché della mediana della Bollinger. Ad un certo punto poi schizza su, zoomiamo un attimo, così, schizza su, è una soglia di resistenza dove noi abbiamo fatto anche 7-8 pips in velocità, qui così, dove noi abbiamo shortato e abbiamo chiuso qui poi. Però poi ad un certo punto, da qui è rischizzato su, no? Quindi si poteva pensare di rivendere qui sopra la Bollinger, per un retest di questo doppio livello, lo uniformiamo ad una zona, no? Però poi è schizzato su. Quando eravamo qui, ovviamente poi abbiamo sfruttato anche questo e anche questo, no? Però il primo, che era questo qua, è chissà se lo andrà a riprendere. Però in teoria dovrebbe riprenderlo, se abbiamo intercettato la logica di condizionamento delle varie monete, dei vari strumenti, cambi e cross che siano. Ed effettivamente, ragazzi, cosa è successo? Siamo ritornati a prendere il livello e, come se non bastasse, anche la mediana. Quindi, chiaro, qua qual è la problematica? Che se io shorto qui, mi va contro di tutto questo, devo avere un attimino la marginazione e la capacità mentale e psicologica, quindi, di tenere duro. Ma è lì che non devo mollare, ok? Anzi, andare a vendere pure qui e pure qui, va bene? E poi andare a incassare. E anche qui è relativamente in poco tempo, va bene? Oggi come hanno lavorato i livelli rossi?
Oggi i livelli rossi sono molto distanti, tra l'altro, perché evidentemente gli hanno già creato uno spazio di euro-dollaro in vista magari del pomeriggio, ok? Potrebbe essere, però come hanno lavorato oggi, l'unico livello che oggi è stato marcato per un po' di tempo è stato proprio, a parte quelli estremi, quindi non li vediamo, alziamo la scala, a parte, ce l'abbiamo quasi fatta, a ripristinarla, ecco qua, a parte, c'è questo, giusto? Per un'oretta, sì, vado long qui. E punterò, ripeto, ad andare prima al target della mediana se ci va subito. Se invece mi va giù, eventualmente posso valutare altri long su altre indicazioni, ad esempio i rendimenti, per esempio, no? Non lo so. O non faccio niente, mi ritorna su qui, non mi chiudo, mi chiudo qui se non mi va di stare oltremodo a mercato, però il discorso è che comunque da questo livello, con un po' di rottura, però poi è ritornato qui. Ok? Adesso questo livello, se io lo riutilizzo qui ha funzionato, lo riutilizzo qui ha funzionato, lo riutilizzo qui è andato giù e ha rifunzionato. Ragazzi, basta. Voglio dire, più di così non lo so. Poi in realtà più di così alcune cose andranno a potenziare l'ipotenusa, alcune osservazioni che abbiamo fatto, adesso tempo di concretizzarle, viste ancora un po' le vacanze di chi mi aiuta. E poi, ripeto, proseguire su questa strada, ok? Direi che è tutto. Poi, ripeto, Mateca, il target è questo, di quanto l'ha mancato. Non fate l'errore di essere precisissimi. L'ha mancato di 4 pips, però da qui fino al massimo ne stava pagando 33, 35. Mettete stop a pari se non vi siete già flattati e via proseguire in questo senso qua. Direi che dovrebbe essere tutto chiaro, ok? Interrompo qui il video, poi vabbè, sono ancora in trading room, se volete mi fate qualche domanda, insomma.